I morti mettono radici in noi e sconvolgono il nostro sangue. Io ho avuto, per esempio, delle manifestazioni, nei primi tempi che era morto Vanni, cioè, mi si spostavano gli oggetti, naturalmente, ed era come se una mano li guidasse. Io non mi spaventavo, ma capivo che era quello che i medium chiamano un apporto, no? Sono a porte dell'aldilà, ma adesso è cessato. Però questa gente vuole comunicare con noi, ha una vita interiore, credo. Tante scoperte che fa il poeta, tante intuizioni, queste voci dell'aldilà, dell'aldiquà, queste... Il poeta le ha in dono, insomma, c'è questo corredo di angeli che lo reggono, insomma, diciamo così, e che gli dicono la ragione sta di lì ma non sta di là. Non si può ignorare il culto della morte. C'è il mito di Orfeo che va all'inferno, va a cercare l'anima del defunto. Pensi quante belle cose che sono nate da un defunto. Ecco che Orfeo perde Euridice, va all'inferno e cerca di incantare Caronte con il suo alla musica, e nasce la prima arpa, il primo... Pensi cosa ha significato per i greci la morte. Per noi ciò aveva niente, pompe funebri, 30 milioni di cassa intarsiata, ma non è finito lì il discorso. Quello che si va cercando quando uno muore, io me lo sono chiesto tante volte vedendo una salma, dico, ma questo dove diavolo è andato a finire? Cioè, perché fisicamente è lì, ma non c'è più. E loro dicono, elettroencefalogramma piatto, il battito cardiaco non c'è più, non respira, è morto. Cioè che è una cosa molto semplicistica. Ma noi cerchiamo, appunto io lo dico nel mio ultimo libro, il grido della morte. Qual è stato il grido di Vanni? Cosa voleva? Non so se capisce. Questo grido appunto sovrasta le acque. È il grido della morte. Ed è lo stesso grido, secondo me, che io ho dato il giorno che mi hanno rinchiuso in manicomio. Io ho urlato come una belva. Però questo grido non l'ha sentito nessuno, ma era un grido di morte. E lo dico proprio, il mio grido del ricovero è stato disumano, ha stravolto tutto l'universo, secondo me. Poi il grido si è acquietato e sono virtualmente morta nel manicomio. I poeti sono anche furbi, non sono sprovveduti. Dice sì, tu me racconti così ma io non ci credo, insomma, tu sarai un medico, tu sarai un veggente. Ma il poeta è anche un po' un demonietto, dice ma tu non sapevi che avessi una logica interiore mia che tu non hai, io sono logico. 2 più 2 fa 4, quello non doveva morire. E va a cercare. Ci sono peccati reconditi di cui va in cerca il poeta, che è un po' anche uno psicanalista, per capire quello che lei veramente vuol dire. Perché lei non dice la verità. Quando parla nasconde la verità dietro le sue parole, come nel sogno, no? Il sogno nasconde la verità. Un poeta non è un dipendente, no? Non va a lavorare, ma lavora incessantemente per sé e per gli altri. È un libero pensatore, è un libero professionista, spesso non guadagna una lira, ma... Io sto bene sola, molto. Beh, salvo quando devo chiamare un medico, correre in farmacia, fare ufficiosamente quello che fanno tutti, io se posso dimenticarmi degli altri, li rivivo nelle mie poesie, ma fisicamente voglio dimenticarli. Fare poesia non è scrivere, pensare la poesia. Poi che sia scritto o non sia scritto non ha nessun valore. Non è così.
ha chiamato un'ambulanza e io sono andata. C'era stata una lite comunissima ma non credo neanche che mio marito poi volesse, probabilmente è stato un impulso di ira, soltanto che una volta che lei varchi i confini dei manicomi ti saluto, insomma. Io non sono uscita più, l'idea di non vedere più i miei figli mi ha fatto impazzire, io li amavo tremendamente. Sono domande un po' troppo intime però. Ed è stato tale il trauma, perché mi dicono 10 anni, perché poi non sono tornata a casa più, non ho voluto più tornare. Io ho capito una cosa subito, che conveniva tacere, e ho fatto un po' l'indiano, ecco. Ma in fondo poi non avevo proprio niente da dire, cosa. Però rispetto alla dimissione dopo, quello che è il reinserimento sociale, come lo chiamano loro, il manicomio era una pacchia, sì, era, non lo so, ecco, canti barboni, cercatori, ma in effetti, cioè, quando lei dice come farò a pagare il fitto, la luce, il gas, e questo va a dormire, pensi che un barbone è padrone dell'universo. Noi eravamo barboni, andavamo a dormire in giardino quando riuscivamo a scappare. E infatti c'è stata volentieri, sì. Perché tutti avevano scoperto con me una grande cosa, che la verità non era nell'uomo, ma in qualcos'altro che noi conoscevamo molto bene. Ed era la fede, era Dio, era anche la povertà, era la sapienza naturale che viene dal dolore, come fa a scrivere. Perché anche il manicomio ha dato una mano a questo, però è una sensibilità dolorante, non è, capisci? L'uomo, l'essere umano mi ha messo in prigione e io non lo amo più, non amo più il mio simile, al mio simile preferisco la solitudine, non mi tradisce. È chiaro che dopo una vicenda così lei non va alle cene nei pranzi, cioè, oh, questo qui cosa mi dà poi? Potrebbe tradirmi. E si imparano queste cose, per cui si allontanano gli amici, si allontanano volutamente le persone, perché lei ha conosciuto il tradimento. Però io faccio di tutto per piacere agli altri, per far capire agli altri che io li voglio bene, che però non la penso come loro. E questo lo sentono. Io sono riuscita a farmi capire anche sul naviglio, dei poveri, dei bottegai. Sono riuscita anche a storcere loro delle cose che non avrebbero voluto darmi, con un po' di furbizia, facendo loro presente che non era tutto materia tangibile, che c'era una spiritualità nella vita. Durante un rapporto amoroso si dicono delle cose in fondo così alte, se è vero amore, che sono superiori alla poesia. È vero? Con la storia che vogliono vedere il poeta perdono di vista. Io ho trovato molte persone che per la strada mi hanno detto l'ho vista da Costanzo, non ho letto i suoi libri, l'ho vista da... Mi sono cadute le braccia, ma era finito il discorso, cosa potevo dire? Non che lei è stata una mamma, che è stata una moglie, che ha sofferto le corna, che non le ha sofferto. L'ho vista da Costanzo, voglio andare da Costanzo anch'io. E cosa dovevano dire? Il più grande mito che io conosco sono le madri, quando sono delle buone madri. E siccome di madri come me ce ne sono tanti, diciamo che di miti ne abbiamo tanti, molto più bravi di me, no? Ogni madre è un mito per il proprio figlio. Io guardo dei figli che, grazie a Dio, non vengono mai a trovare la poetessa, ma la mamma. E non parliamo mai di letteratura. Anzi, quando vengo dico, ma hai visto? Sì, però cosa hai fatto da mangiare? Guardi, mi fa così piacere, perché non mi dicono, sai, eri di qui e di lì.
Tante volte mi dicono, ma sai che mi ha chiesto Sofia della Damerini, mi guardavano in un certo modo, dico, e tu dovevi dire sì, sì, mi dice, ma a me non mi interessa. E questi sono dei buoni figli per me. Figlio è la poesia di una donna. Nella sua semplicità io credo che sia stato l'uomo che mi ha capito di più. E anche se c'era, alle volte ci ho senti, aspettiamo un po' che devo fare un poema, sì però alle 8 fammi da mangiare, insomma. Questo lui non lo perdeva di vista. Ma era bello anche servirlo e vedere che... Poi io non sapevo cucinare, cioè non avevo la passione. Allora mi diceva, sì, insomma, gran cose non fai, ma la pastina che fai te... Ma guardi, io sai cosa farei se fossi me? Vi saluterei, andrei al manicomio a fare una di quelle dormite e mi svederei fra una settimana. Io se... L'amore... Cos'è l'amore? Domando io a lei, cos'è? Ci ho messo, qui alla fine ci ho messo A Vannis Wheeler e le tre poesie di Dedica. Ecco, praticamente sarebbe così, verrebbe un pochettino meglio, però questo va fatto meglio. Comunque l'interno... L'interno, come le ho detto, verrebbe, guardi come viene, guardi. Guardi come viene, lo sfogli pure. Ma questo non me lo dà? Sì! Adesso? Sì. Adesso devo lavorare, signora. Ma non mi ha portato niente. Sì, e guardi come va avanti. Questo, ecco quello che aveva scelto lei. Sì. Con sotto l'aforisma suo, lo legga, sì. Se le piace il titolo. Bene, bravo. Bene? È contenta? Bene, allora questo è... Poi le faccio vedere il manifesto della cosa. Ma lei sta adesso fotografando il Carlacchiani? Tutt'altro. Lei deve... No, sta riprendendo la signora Verini, io sono la spalla. Io non è un granché. No, non faccia caso come è venuta qui. Dopo questa è una pubblicazione. Questo è il programma, questo io lo lascio in modo da promemoria. Farò un promemoria lo stesso da sala, un programmino da sala, guardi che carino. Molto bello. Questo qui me lo dà? Sì. C'è un foglietto, me lo dà. Tante cose. Anche questo? Sì. Oh, meno male. In questa occasione, una piccola cartellina. Rivoltella, perché mi spari, no? Regalo una pistola. Non ho ben idea. Ecco il canto di Leone. Ah, perché lei l'aveva già fatto. Senza che io glielo dica. Signora, continui a io le voglio talmente bene... Che lei ha fatto caso che io non ho mai... Mi sa tanto di quello, signora. Io l'ho violentata, ma le volevo talmente... Non può dirlo. Anzi, no, l'ultima volta sono stato tanto dispiaciuto. Violentato io? No, quando io le ho telefonato, che lei mi ha chiuso il telefono, che io ho sbagliato a telefonarle tardi, mi sono dispiaciuto tantissimo. Ma io quando dormo non... Guardi, mamma mia, ha detto che sbaglio che ho fatto questa volta. Quindi, ecco. Questo, quell'immagine che le piace molto, questo pure io no, mi lascio tutto a questo però, punto. No, perché non dovrei. Sigarette non è. Sì, ce l'abbiamo. Guardi, lei che è una donna di grande spessore, no? Sì, sono un po' 80 kg. Non solo questa. Ecco, c'ha un'ironia profondissima, quindi capirà se non mi... Il grande peso, il grande peso. Allora, questo le lascio anche quello, il volante, per esempio, possiamo partire da... No, guardi, io sono rimasta sconcertata, sì. Perché lei parla di donne, di femminilità, perché la poetessa dell'amore, come io vengo definita,
Il giorno di San Valentino non ho avuto una riga sul giornale, una telefonata, il dono di un fiore, assolutamente no. E la cosa che mi ha scandalizzato è stata questa, che queste giovinastre credono che un poeta della mia età non sappia amare e non sanno, queste occhette, che purtroppo io ho amato più di loro e sarei ancora pronta ad amare, cioè non mi fraintenda, non è che sia pronta a fare peccato d'amore, però loro non conoscono l'amore. Però mi ha confortato il giorno di San Valentino una battuta di un giovane rivolta a una nonna e gli ha chiesto: lei nonna ha provato l'orgasmo? E lei gli ha risposto: preferisco il dashbook a tua mano. È stato molto bello. Cioè lei nonna ha provato l'orgasmo, oddio. A parte che le nonne l'orgasmo lo provavano, non avevano tempo di provarlo perché avevano caterve di panni, di pannolini, di figli. L'orgasmo forse ne aveva sentito parlare. Ma lei si mette nonne che hanno fatto la guerra, che hanno avuto figli caduti in guerra, che hanno avuto enormi dolori e vanno a credere, questi scriteriati di San Valentino, amate e amanti, a una donna ormai vecchia si è provato l'orgasmo. A parte l'ironia, sì, anche, è una tragedia. Anche pesante, sì. Pesante, ma sì. Cosa vuol che sappia la donna dell'orgasmo? Insomma. Certo. Una volta l'amore familiare, l'amore della donna di famiglia, e io sono ancora rimasta, magari sia vedova, la donna che pulisce ancora i propri pavimenti, che si rifà i letti, tanto che qui gli operai mi hanno detto: ma lei è una comune casalinga, in fondo è sempre in casa, perché la poesia della donna è la casa. Lei ama molto la sua casa, sì, insomma, tantissimo. Mi è piaciuto molto quel discorso che facemmo qualche giorno fa sui poeti. Che lei mi ha detto: lei la vedo povera. Ah. E a me ha suonato come... c'è un bellissimo passaggio della Madama Butterfly in cui la domestica dice alla Butterfly: non abbiamo più soldi. Lei la picchia. La picchia perché non vuole che si sappia che il suo uomo la lascia senza denaro. Non lo tollera neanche. Naturalmente il mio uomo mi ha lasciato senza denaro perché è morto. E più che morto, anche Vanni mi ha lasciato senza denaro. Sì. Ed era anche lui il mio uomo. Perché non è l'uomo che le viene detto, ma l'uomo che l'accompagna. Scusa un attimo. Il giorno di San Valentino. Ma perché ho dovuto passare per forza di cose da un fiorista? Non glielo avrei mandato perché non stavo bene. Però trovandomi ho detto: perché devo regalargli i fiori dalla Merini di cui nessuno si è ricordato? Regaliamoli a un giovane uomo. Che bello. E difatti mi ha mandato con un biglietto molto ironico che diceva: da parte della Vergine Maria, perché qui l'amore non si sa cosa sia. Non lo so se il prete ha capito. No, perché? Adesso le spiego perché. Perché non era un invito all'amore. Ma volevo dire che sono talmente tenuta d'occhio dai centri di salute mentale affinché non faccia l'amore, perché perderebbero un cliente, guarirebbe, per cui era un dato d'allarme rivolto al prete che voleva dire: guardi che ho sequestro di persona. Certo. Che perciò io non posso fare l'amore nel giorno di San Valentino perché il dottore, la Marcella Ritto, mi tiene d'occhio. La qualcosa è così tremenda. E difatti domenica ci sono stati qua i miei figli, una Manuela che lavora in un centro di salute mentale, e mi diceva una cosa, mi ha detto una cosa, per cui poi l'ho buttata praticamente fuori, perché mi ha detto: noi controlliamo le nascite. Dico: ma ti rendi conto che andate contro natura e contro Dio? Ma sai, queste donne che hanno questa camicia interna di psicofarmaci, si mettono là con le gambe aperte, no. Dico: ma è naturale che a 20 anni lo facciano. Ma è come... guardi che cosa... Io poi volevo dirlo al prete, questo, ma molto tempo fa, non so se questo le interessa, io ero andata
mi hanno dato a fare un'iniezione e hanno detto, sa signora Merini, che so che ai tempi vendevano i bambini, gli assistenti sociali, agli alcolizzati, agli alcolisti, ai pedofili. E ho detto, scusi, ma lei non l'ha mai detto. Ma signora, non mi avrebbero creduto. Penso. Difatti, se io, perché ho mandato questi fiori al... che era tutto un discorso. Volevo dire che sì, il poeta che non può far l'amore perché è tenuto d'occhio dal vicino di casa è uno dei reati più grossi. Perché l'amore è la base, non della certo. giovinezza, è la base della... della vita proprio. Dell'ispirazione, purtroppo. Certo. Il poeta deve... La passione, no? O perlomeno amare. Certo. Non dico far l'amore. L'amore, il poeta non è che ci tenga proprio a fare l'amore fisico, ma l'amore mentale sì. Senza dubbio. E allora... questo piacere di questo parroco giovane, che non è perché è un frutto proibito, ma semplicemente perché è una persona di chiesa, e io sono molto religiosa e penso che la poesia sia anche la religione del corpo, io credo che il corpo sia una cosa di attestazione religiosa e che la bellezza sia un dono di Dio, se io vedo una persona bella posso innamorarmi e scriverne, certo. non è detto che la concupisca, certo. però non posso che ammirare la fattura di Dio, certo. non so se capisci, certo. e questo valga per un bambino, per un... chiaramente ogni cosa va in proporzione all'età, chiaro. Se io fossi una depravata mi innamorerei di un bambino, ovviamente mi innamoro di un adulto, la qualcosa viene stigmatizzata da questi moralisti da strapazzo, non sbaglio. No, no, certo. Per cui tolgono il canto al poeta. Che poi tra l'altro, no, per essere anche fortemente realisti, lei racconta su un suo libro. Apra lei. Sì. È secondo da sotto? Di là. No, di là a sinistra. Quasimodo com'è? No. Non andiamo oltre il bucato a mano. Limitiamoci al bucato a mano e l'altro. Con Frangia, no? No, ma non, certo l'amore non era... Buonasera. Ah, ciao. L'amore è una cosa molto più... Sono sempre questo qua è di fama, ma anche di fame, no? Se lei la vuole, gliela aveva. Ma quello è un capodopera, Ma lo so che... E olio su tela, tira no. su olio, no? Questo no. Pane, olio. No, sta parlando con un artista. Non è bello? È bellissimo. La vuoi comprare tu poi per regalare? No, non è vero. Ne ho già 5 in casa di quelle lì. No, ho dato una sola. No, non parecchio. No, perché... per ritornare al discorso... degli... Ma lì quando si torna, si parla di soldi, ritorno al discorso. Sì. No, per esempio, per me è molto interessante il discorso della Madame Butterfly. Mi piace molto il discorso... Sa perché? Perché lei sa che a Macerata è morta la Madame? No, a Macerata c'è questo appuntamento annuale con lo Sferisterio, che l'ha sentito mai? Dove è vai? Un contenitore. Dove l'hai trovata? Che non l'ho mai vista. Sì, io non lo so. Dove nel Settecento si giocava al tiro del braccio, al pallone col. Com'era quella cosa? Il gioco del bracciale, non so se lei aveva sentito mai questo gioco del Settecento, che c'era una sorta di arena, no? No, e adesso questo è un alfabeto. Ah sì? Totale. E comunque questa cosa è stata trasformata in anfiteatro come se fosse Verona, in arena... Ma viene qua e mi dice che io sono povera, a me è povera. E allora lei che c'entra col melodramma? Perché ha tirato fuori la Madame Butterfly? Le interessa il melodramma oppure è stata così una citazione? La Madame Butterfly, glielo ho già detto, quando gli chiedono perché il marito la lascia in povertà, picchiava la servizio. Sì, ma questo ho capito, ma lei ha competenza del melodramma? Le piace il melodramma? No. Le piacerebbe vedere qualche opera... E allo Sferisterio di Macerata? Io sono l'opera dello Sferisterio, ma cosa, io ho già visto tutto, mi piacerebbe vedere l'opera, ma lei scherza. No, sa perché? Perché lei ci è venuta diverse volte nelle Marche, è andata a Recanati l'anno scorso. Sì, vabbè, ma sono tutte queste qui, guardi, io potrei dire un sacco di cose, che la gente...
Che rapporto ha con le Marche lei? Con le Marche? Con le Marche, con Leopardi, per esempio, con i colli? Assolutamente nessuno. Nessuno? Perché prima di tutto sono bella e pimpante e quindi sono intelligente come Leopardi, non sono lagnosa come Leopardi, ecco. Non continuo a cantare la ginestra, ma canto altre cose. Che bello questo che stai dicendo. Io non ho niente a che vedere con Leopardi, non ho la malinconia leopardiana. Assolutamente. Perché sono una gaudente nata. Non lo so, una volta assomiglio a Campana che non c'entra niente. Ecco, anche questa relazione con Campana. Tanti non l'ho mai visto, le assicuro che non sono mai andata a letto con papà. No, tutt'altro. Tanti parlano Campana. Però di questo. Ma di perché... Tanti la associano a Campana. Ma perché c'è il manicomio di mezzo? La gente ha sempre bisogno, è uguale a Maradona, somiglia alla... Ma perché non somigliare a noi stessi, che è la cosa più bella? Certo. Ma se io somigliassi a tutti i matti del manicomio starei fresca. Campana, combinazione, è andato in manicomio. Ma non c'entra niente con l'Alda Merini, che sia stato un innovatore. E lei che c'entra col manicomio? Ci stavo da Dio io. C'entro con la Divina Provvidenza, Dio mi ha mandato in manicomio. È pura religione, guardi. Sì, eh? Non so se però il Campana l'avesse sentito. No. A meno che si chiamasse Campana perché c'erano le campane. Ma guardi che... No, lei una volta ha detto una cosa molto interessante quando parlavamo. Mi disse che lei è sicuro di essere libero al di fuori del manicomio? È sicuro? Per me, io ho scritto in base al manicomio la Terra Santa, l'ho visto come un viatico, come una via di transizione, ci sono stata bene. Ma per il semplice fatto che io sto bene dappertutto. Mm. Io sono una persona che si adatta moltissimo. Quando è che ti vedo? Domani. Perché domani? Stasera? Mi devi dare ancora 300.000 lire dell'anno scorso. Quali? Beh, insomma, l'ho deciso io. Facciamo vedere l'Alda Merini con chi si rapporta, con quali giovani bellezze si rapporta. Bello, perché, no? Ecco, perché poi la signora dice, ma io sa... questo qua non sfaticato nato. Sì. Però adesso è il figlio di Paolo Mosca. È un giornalista che adesso facciamo sentire cosa fa lo spaticato. Facciamo una cosa stupenda, io suono lei canta. Oh, bello, no, sì! Vai. Facciamo quella porta romana fatta da te. Oppure facciamo Mia bella Madonnina. Sette, sette, sette.
io ero che piangevo. Ma tu cantami una canzone per Vanni e questo mamma era morto per me. Facciamo una dedicata a te. Aspetta. Malafemmina. Ma facciamo con la tua preferita. Cantami la mala femmina, mi piace tanto. Tu sei la mala femmina, però mi stai guidando, so fatti poi ingannare. E però, se io ti toccherò, Ah sì? È una carezza da un pugno, è bellissima, facciamola. Stringo le mie braccia. Bello, facciamola. Facciamo un vuoi fare Mimì? Facciamo il cambio, la signora viene a suonare, vedete come suona. Oh sì, che meraviglia! Che meraviglia! Sì, perché suonare la stupenda cosa? Da Vanni. No, le tue ali. No, sì. Fagli l'aria, fagli l'aria. No, tutti, ma no. Ma hai preso per una vecchia rimbambita. Ma che rimbambita, sei un genio a suonare. Dai. Ha fatto il conservatorio. Lo so. Dai! Quanto le conserve? No, io sapevo di questa cosa. Questa è una chicca. Vai a suonare che. Che regalo che ci fa la signora adesso. Lei, la cornacchia, apri il becco che poi ti porta via il formaggio. No, ci faccia sentire, signora. Ci regali questa. Non so niente. Ma smetti, che sei bravissima. Ma non so niente. È quella cosa di Schubert, stupenda. Non ce l'ho, l'Ave Maria di Schubert. Qualsiasi cosa. No, ma è troppo brava e timida. Mi piace la malafemmina a morire, dai. Sei una malafemmina. Sono... Io? Sei l'anno brutto. Gli occhi, quando parla degli occhi. Fai la malafemmina. Guarda, le faccia su. Attenzione, abbiamo qui una mala femmina. Vediamo le sue facce, le sue espressioni. Sì. È proprio una vera mala femmina. Siamo sicuri? Vogliamo un'espressione di conferma. Ci vuole un coltello. Espressione più dolce. Espressione innamorata. Espressione sognante.
espressione della femmina. Femmina, tu sei la femmina, per la nostra faccia d'angelo. Faccia d'angelo. No. La pianti con sta parola femmina. Molto bene, bravo. Ok. Grande, grande, bravissimo. È bravo lui. Molto, sì, sì, molto, sì, molto bravo. Volevo sapere, adesso dico una chicca. Bene. Noi la sera ci sentiamo qualche volta. Allora lei mi telefona, io c'ho il piano a casa. Io suono al piano per telefono e lei canta dall'altra parte. E arrivano 3 milioni di bollette. 3 milioni di bollette che pago io. No. Non l'ho sempre io. Perché il deposito in banca ce l'ho io. Ecco qua. Diciamo che pago anch'io qualche volta. Però siamo due macchie. Che bello. Bravissimo. L'idea del magnifico in fondo. Sembra rispettoso, ma un ragazzo dice non ti mancava niente, a morire, so. Ma sai che cosa? Che sono quei ragazzi, in fondo, anche un ragazzo anche profondamente cattolico, che drammatizzano molto la situazione. Tra l'altro il vecchio dice, mi è morto il Vanni, arrivano loro e fanno un calcio. Sì, sì. Però lei, ritornando a lei, questo rapporto con la religione io non l'ho molto chiaro. Ma neanche io non ce l'ho molto chiaro. Eccolo. Ma non mi... No, perché lei si professa tanto religiosa, ma... Non so fino a che punto. Che sia una mala femmina. Non tanto per quello. No, non tanto per quello. Ma non crede nell'aldilà. Fatto... Non crede nell'aldilà. No, non credo nell'aldilà perché c'è stato proprio una bellissima preghiera di un negro che diceva c'è l'umiltà dell'uomo. Se io guardo tutto quello che mi hai dato, il pianoforte, i soldi da spendere, i figli, gli alberi, la luce, posso ancora pensare a un paradiso. In fondo, guardi, cioè il mio sentimento religioso è molto elementare, sa? Cioè io vado a dare i fiori a un prete perché lo trovo elementare, secondo me, che faccia un peccato d'amore. Io sono rimasta molto bambina all'interno. Non vado a pensare che magari il sacrista l'altro, cioè guarda cosa fa. No, perché il poeta ne sanno fanciullo. Sì. E riesce a fare anche un peccato con lo stesso innocenza. Però lei si sa difendere. Lei ha imparato a difendersi, sì. Mi diceva. Anche io sono un po' le armi che certo. Può. Ma beh, per estorcere il denaro no. No, però quando si parla di editori che. Ma guardi che adesso, quando per esempio è morto il Vanni, sono stata l'unica a levare la voce scandalizzata io, perché io di Vanni ho colto la parte migliore, la parte proprio infantile, adolescente. Ma sai che io ho letto sul giornale che la signora... La linea è venuto tutto. Allora lo sai che io avevo ritagliato l'articoletto per farglielo vedere? Guardi, io lei ha detto questa casa è povera.
E io le ripeto, io abito qui perché mio marito l'amava tanto. Io ho avuto soldi per farmi un'altra casa, ma qui è passato mio marito. E quando ho visto che una vedova vende tutto, pochi mesi dopo, senza, io guardo, ho seguito passo per passo il Vanni nei suoi scorsi, e le dirò una cosa, che era arrivato sui 60 anni, era un po' più giovane, però la fatica che facciamo noi tante volte, magari a venire nelle Marche, col cuore ansimante, con la bronchite, pur di dare testimonianza alla poesia, e lei non batter d'occhio mi vende tutto. Cioè, tutto questo peregrinare di Vanni attraverso tutta la penisola e oltre, per portare i suoi librini, le sue cosine, ma le sembra poco. Lui mi diceva, lei è il mio miglior distributore, perché io mi regalavo 3 libri, siccome non avevo mai soldi, li andavo a vendere. E giravano per tutta l'Italia, perché io poi non avevo granché da fare. Cioè io ho un grande dono, che scrivo, non ho bisogno di un segretario per scrivere, del tavolo ben ordinato. Beh, ma a me me l'ha fatto fare da segretario una volta. E sì, per però me gliel'ho dettato. È stato un incantesimo. Ma perché io gliel'ho dettata lì, sì, per lì. Sì, è ma stato pensi bellissimo. Se mi mettevo a tavolino, no. Se ci impiegavo un mese a fare una poesia. Ma io lavoro così, con molta nonchalance. Sì. Capisci? Non però ho bisogno di questo. Ma no, non, io non ho bisogno di un tavolo da lavoro. Però quando mi parlava della, forse su un libro lei parla di una camera di hotel, e lì le sembra... Sono andata a rifugiarmi. Sì. Ma ecco, c'era una stanza. Perché io lì ho fatto 3 romanzi. Però avevo bisogno di non vedere nessuno, di non ricevere le malaugurate donne che cominciavano a dirle perché si pettina così, o lei ama il Mondadori, domande che a me, certo che amo il Mondadori, ma perché è un poeta, ma non scandalizzerei un ragazzo, vede che lui ti dice ma la femmina, perché sì. È un modo di dire che è innamorato dell'Aldo Melini, sì. Però non, sono ragazzi, potrebbe essere mio figlio. Certo, no? Ma c'è una complicità comunque, eh? Sì, si sì. Intravede questa complicità, ed è bellissima anche. Perché stupirsi, quando lo diceva lei, perché stupirsi di una donna anche in età avanzata, tutto sommato? Che mi dà una sigaretta? Sì. E io le ho finite. Ah, potrei scendere a comprarle. No, però, no, ma anch'io... forse le ho di là. No, ma perché? Che se lei si innamora di una ragazzina, perché un abbiamo una società maschilista. Sì. Va bene. Se io mi innamoro di un ragazzo, non va mica bene. Perché la donna non ha fatto il suo cammino verso l'indipendenza, anche genetica. La donna è lì, che appunto deve dire che non conosce l'orgasmo. Perché è un tabù per la donna. Cioè, a me le femministe hanno fatto ridere. Perché hanno voluto un certo tipo di indipendenza che nessuno riconosce. Perché se io andassi a letto col Mondadori, a me personalmente non mi fregherebbe niente. Non lo farei. Per rispetto a lui e a me, perché mia madre diceva zucche e melone alla sua stagione, insomma, no? Ha diritto a una famiglia, quindi non contaminerei un ragazzo. Però che entri l'assistente sociale o lei a dire che è male, no, io non capisco. Magari lei è un efferato assassino, ponicaro. Ecco, la società vede il marcio in queste cose qua. Sì. E io ho sentito una cosa che mi ha accompagnato in tutti questi anni, perché sono stata una grande ammiratrice di Albano e Romina, per esempio, mi piacciono le canzoni molto. Sì. E lui lo sa. Però io mi chiedo, ma questa donna, quando ha perso sua figlia, eppure guardi, ha continuato a cantare. Questa è stata una grande donna. Questa donna bellissima, è molto bella, no? Stupenda. È stupenda la moglie di Albano. Che cosa poi dicono, si sono separati, ma lo credo, chissà quante colpe si sono dati l'uno con l'altro. Però guardi, non sono riusciti a sapere che fine ha fatto questa Ilenia. Io mi ricordo che al tempo della scomparsa di Ilenia io ho sofferto come se fosse figlia mia. Io penso che la maternità deve essere questa.
cioè soffrire anche per i figli degli altri, lottare, ma per me è stato perdere qualcosa di... E ho sentito una confessione amarissima di Romina che diceva: ho capito una cosa e questo mi ha dato tanta pena, ha detto, in Italia dà fastidio la felicità, è vero. Se io sono felice col Mondadori, dà fastidio, perché facciamo chiasso, perché disturbiamo il sonno del vicino, che magari è imbranato e pieno di vino. Ma l'esuberanza di questo figliolo, e io l'ho visto spesso attaccare, dà fastidio, perché è innocente. Certo. Lei vede che è un ragazzo innocente, lo si vede. Sì. Ha 30 anni ma è innocente. Tenerissimo. È come un bambino, cioè mentalmente. Da qualcuno ha preso dello stupido, dall'altro dell'imbranato. Perché? Perché è innocente. Se fosse stato un maligno che avesse chiesto a lei come si faceva a truffare un assegno, la società piaceva già di più. Questo mi dà fastidio. Oggi gli hanno rubato l'automobile, per esempio. A lui? Sì, guarda, ogni volta che arriva sul naviglio nel commento, sono invidiosi dell'Arnoldo, ma non perché viene da me, perché è giovane, e perché viene da una vecchia come l'Alda Merini, e magari qualche giovincella lo vorrebbe con sé, ma cosa apprezza il... Cioè, a me lei mi ha chiesto prima di Quasimodo, certo non era la carne di Quasimodo che mi interessava, veramente. Forse questa gente non lo capisce. Non mi interessava la carne del Michele Pierri, ma la mia, avevo 80 anni. Eppure è stato uno degli amori, io gli assicuro, che come vecchio non ho mai amato tanto una carne in età avanzata. Per me era un fanciullo. Io ero innamorata, per me era giovane. Questi sono i miracoli dell'amore, o no? Certo, certo. Ma la gente non lo capisce. Ed era stato, mi ha detto che l'hanno contrastata questa sì, sì, molto avversata proprio. Ma sì, perché effettivamente io allora ero una bella donna, però avevo 50 anni, quello ne aveva 85, era un poeta, però i figli hanno subito detto, ma questo lo sposa per interesse. E invece, pensi un po', che io l'ho sposato portando la mia pensione, perché lui non mi mantenesse, è tutto un altro discorso, ma è stato un matrimonio d'amore e siamo stati tanto felici. Comunque ci sono delle illazioni in questo senso. Ma qualcuno, non lo so, qualcuno sposato... dice che lei, insomma, questi soldi li spenda e li spanda in chi modo sconsiderato, si dice, si da mormora. Da chi? Mi dica. Ma molti dicono così, che lei per il caso Montale ebbe questo premio, non si sa che fine abbia fatto questo sette premio. Mesi d'albergo di Paradiso, dove è nato la pazza della porta accanto, sono nati 5 capolavori. E le posso anche spiegare cosa è successo. Io volevo andare ospite dai miei figli e regalare una parte. Questi non ho voluto perché avevo un programma di campagna, mi sono incazzata e sono andata per conto mio. E mi sono fatta, dica quelli che dicono, intanto questi dovrebbero vergognarsi perché la Damerina è una grande poetessa e se l'è meritato. E l'ho preso ex aequo con Lucio Dalla, il Montale, il quale lui non aveva bisogno dei 40 milioni, la Damerini sì. La Damerini ne ha fatto l'uso e consumo che... E poi le dirò anche un'altra cosa, perché sono stanca di queste storie. Uno che ha fatto 10 anni di manicomio non merita 40 milioni, ma 40 miliardi, glielo dico io, no? E poi, però con 40 miliardi va via dall'Italia e vi saluta. Perché se tutte le volte che un poeta guadagna una lira, lei le ha addosso, guardi, anche il Bacchelli è stata una vergogna. Sì. E perché l'Alda Merini non è? Ma perché non avevi i numeri? Non il Bacchelli, l'altro. Il Nobel a Dario Fo, quante polemiche. Ma io mi sarei vergognata, io italiano, anche se non... Intanto non me lo sarei aspettato. Non ho fatto una piega, non mi ha interessato proprio niente, non l'avrei voluto. Perché stavo bene così. Anzi, sono una persona che si contenta molto. Sì. Molto. Perché, e qui sparerei una cretinata grossa, dove sono andati le mie 4 figli, lo dico a quelli che... Io ho comperato 4 case per i miei figli, loro non l'avrebbero fatto. Quindi ha completamente recuperato il rapporto con i figli.
perché io, questo è importante. E dovrei piangere, pensare a quanto te. Io ho perso la loro vita. Non c'è soldo che me la faccia riguadagnare. Cerco quei regali. Vede, questo pianoforte è stato un dono da una mia attore. Questo andrà al mio nipotino, che vuole studiare musica, un'altra merita se ne priverà. E questo pianoforte costa la bellezza di 12 milioni. Sì, e me l'ha mandato a casa un ammiratore, pensa. Chi sono i miei ammiratori? Ma lo regalerò ai miei nipoti. Io ho dato tutto ai miei nipoti, veramente. Quello che lei non vede qua, le targhe, le medaglie, dica questi buon tempo. Stato, no? Dice. Con gli imbecilli, perché lo Stato cosa vuole? È già imbecille. È il più grande. Si chiama? Superbe la notte. Superbe la notte. Questo è stand by? No, no. E non le pare che una donna che suona come me, che suona come Arnaud. Che bello, ci ha fatto una sorpresa. Ma io ho studiato e sempre nasce. Mi ha regalato la cultura italiana, che ha avuto il premio di dare una. Non posso attendere 40 milioni. Scusi, eh? Prego. Quelli che si giocano, che li giocano al casino? Sì, e il paragone proprio è calzante. Io vado una notte al casino, non li vedo più. Sì, infatti. Ah, bene. Adesso appuriamo che lei ama anche il gioco. No, io non. No, sarebbe bello. No, io ho preso in casa il Titano, che era un giocatore. Ecco. Amo molto la letteratura russa, per esempio. Ma parliamo di Titano, pure questo personaggio incredibile. Questo qua era stato buttato fuori da casa sua perché, come questi qui, dovevano rifare. E si è trovato a morire per la strada. Io l'ho raccolto e l'ho tenuto con me 5 anni, era gravemente ammalato lì. Per quale motivo l'ha raccolto e l'ho portato in casa? Perché era un essere umano. Ecco. E perché tutte le sere, per 3 anni, l'unico in tutto il naviglio, quando si ritirava mi citofonava, ma lo conoscevo così e mi chiedeva, signora Merini, tutto bene? Era l'unico. E quella sera mi citofonò e mi disse, sto molto male, signora Merini. Lo fece salire e rimase con me. Poi mi trovò qui in questa casa disadattata, dove non ricevevo le visite neanche dei miei vicini. E mi ha detto una cosa, se vuole le faccio compagnia. E mi ha detto, come si fa a abbandonare un grande poeta in una casa così? Che pensi che è stato Titano. Che sensibilità. Ma visto in questo squallore che lei. Però questi sono i miei padroni di casa. È stato un uomo che mi ha detto, pensi un po', mai visto né conosciuto, che mi ha detto, ma i figli vengono a trovarli. E mi ha detto, io glieli vado a prendere. Guardi che. Ed è rimasto qui, ed era. Ma lei lo amava anche come figura. Carnalmente. Sì. Ma dopo, in un secondo tempo. In primo ho pensato a guarirlo, perché c'era molto da fare, era molto malato, aveva la febbre alta. Poi sono andato in chiesa e Don Sironi vedo che non mi vuole comunicare, dico perché? E mi ha detto, lei ha in casa una persona che vive come se fosse suo marito. E io gli ho risposto, guardi che quello che ho fatto io lo doveva fare lei che la chiesa. Non la Damerini. Certo. Era lei che doveva soccorrere il povero. Io sono stato solo un buon samaritano. E poi ci sono tante cose, perché col tempo, 5 anni, ma l'ho mantenuto io. L'ho mantenuto, l'ho curato. Qualcuno dice che. Dove ho messo i 40 milioni. No, gli hanno. L'ha anche derubata. Titano? Lei dice che. Titano io lo pagavo quotidianamente perché non rubasse. Ah, ecco. Io gli davo un tot al giorno, non perché non rubasse, perché non rubasse. Perché non imparasse, insomma, a vivere, no? E infatti l'avevo rieducato proprio. Certo, mi privavo di tante cose, però vederlo
crescere in sapienza e bellezza mi faceva molto piacere. Quindi era un uomo apparentemente io duro. Io l'ho recuperato, sì. No? Apparentemente duro, ma di una sensibilità enorme. Enorme. Era anche un grande poeta, provincialmente, titano. E poi ha fatto una cosa magnifica, perché quando io le ho detto che purtroppo era condannato a morte, gli ho detto, titano, io non sono in grado di curarla per le spese. E lui mi ha detto, ma io non voglio curarmi. È andato su una panchina e si è lasciato morire. Ma... ha avuto un coraggio da leone, perché aveva visto tanti morire di cancro, è morto solo, titano. Però una figura mistica proprio, perché nessuno, io quando vedo tutte queste buon temponi che vanno dall'analista, dal dottore a curarsi il mal di pancia, e penso a quest'uomo che è morto di una trombosi cerebrale tutto devastato, solo come un cane, titano per me è un monumento nazionale, è stato. Ma come... ed è morto d'amore per l'Alda Merini, se l'amore è riconoscenza, si è lasciato morire. Come del resto questa gente che viveva il manicomio con lei, sì, no? Non aveva questa forza e determinazione che aveva lei, cioè voglio dire, ma a non volte... ne avevo di determinazione. Quando lei diceva... questo è il grande equivoco. Purtroppo io sono entrata molto giovane ed è stata l'età che ha reagito. Se io adesso entrassi in manicomio la saluto. Non ne uscirebbe più? Ma no, non vedi mica che ho una colica al giorno, mal di piedi al secondo. Questo suona, mi viene subito una colata lavica di mal di pancia, perché sono diventata talmente stressata e stanca, emotiva. Creda che... scusi, telefono. No, perché magari lavoro, sai? No, pensavo che fosse una scocciatura che lei avesse eliminato. Chi? Lei. Che cosa? Per telefono. Pronto? Forse il nostro amico. Ho capito. Uh-huh. Ma voglio dire, sono quegli incontri di personaggi, qui li chiamano personaggi e mi dispiace, sono grandi persone. Non sono personaggio giullari. Certo. Io mi ricordo che Vanni Sceville, quando abbiamo presentato al Parenti, abbiamo fatto una serata al Parenti, è saltato sul... Vanni era un grande signore, era una persona molto distinta, è saltato sul palcoscenico una specie di macchietta del naviglio. Vanni ha avuto paura, aveva paura della volgarità. Sì. Una grande paura della volgarità. Siccome la povertà non è volgare, non è volgare, la trovate? Il libro non è ancora arrivato. Con questo ho trovato le sigarette. Non è arrivato niente. No, che peccato. Ma ci hanno detto che è in tutte le librerie. Mi hanno detto non ce l'hanno ancora, ho visto poi i libri esposti e non c'era. Ma che barba però, è in ritardo di 3 mesi. Addirittura? Sì. 3 mesi fa doveva essere. Comunque la morte. Tra l'altro è molto presente quel libraccio, perché ho visto che sì, è una bella presenza. Sì, sì. Ma io vendo moltissimo. Appunto che vendendo moltissimo, sì. Io dovrei essere miliardaria, che 40 milioni. Ma scherzo, sai che io ho incassato fiori di poesia, incassato 300 milioni. Solo fiori di poesia, 40 milioni. Ma guarda che i miei libri durano poco, Lei... lei sfugge però il confronto con i figli, lei. Perché? Perché lei dice... Non devo dire il confronto. No, lei dice... No, io adesso mi sono preso un agente e faccio razzia di tutti questi impostori, perché lei mi paga, io non devo vivere in questa bicocca. E se ci vivo anche, lo faccio suon di quattrini. Questo deve risultare una mia scelta, non una sua scelta. No.
No, non ho capito adesso. Io posso vivere anche in un cesso. Certo, sì. Certo. Però lei, tu mi dai i soldi che mi devi. Certo. Perché nel Vangelo si devono rubare. Certo. Cosa diceva lei? No, a me appassionava molto, come del resto a molti che l'hanno letta, questa cosa che avveniva quasi per miracolo, che lei usciva dal manicomio. Sì, ma non facciamo un teatro stabile. No, veniva a casa e avveniva questo miracolo, chiamiamo così, perché concepiva dei figli, insomma, aveva. No, io venivo a casa in permesso perché avevo un marito ed era normale che loro cercassero di dimettermi. Sì. Anche per reinserirmi, non potevo mica stare. Siccome ero una persona sana, cioè fisicamente sana, cosa facevo? Allora cercano sempre. In quell'occasione, adesso per dirla, perché la gente è talmente curiosa e talmente ignorante, perché bisogna dirlo, cioè gente che da 30 anni non fa l'amore per dei mesi, è chiaro che quando viene a casa rimane incinta subito, perché veramente l'utero è assetato lì. Non solo, non c'erano gli anticoncezionali allora, insomma, c'era il metodo di... Cioè, la gente viene giù dalla... E poi parlano di cultura. Io guardi, quando il giorno di San Valentino ho parlato della strage di San Valentino, nessuno sapeva cosa fu, ma sono ignoranti, sì. Giovani forti. Non c'era la pillola. Cioè, l'unico metodo che noi, ecco, lei conosce l'orgasmo, conoscevamo era il metodo Ginegnau, era un fallimento. L'unico, secondo Santa Madre Chiesa. Cosa vuole che una donna di 30 anni non facesse l'amore? Certo. Col proprio marito? Poi suo marito non voleva, al limite, no? Non voleva che lei rimanesse in... Mio marito non ha mai usato nessuna precauzione per il semplice fatto che prima di tutto non c'erano... E poi noi ci amavamo. Nessuno... Noi siamo stati, credo io, di buoni cattolici, nel senso... E anzi, quando sono rimasta incinta della Barbara, il medico mi ha consigliato l'aborto e mi sono rifiutata. E la Barbara mi ha guarito, perché è stata una gravidanza che mi ha portato talmente giovamento, mi ha guarito dalla depressione. Dopo ho avuto la Barbara, se non me l'avessero tolta, io sono uscita grazie alla Barbara. Mi ha avuto una gravidanza di una felicità, di uno star bene, che lei non ha idea. Perché prima toglievano tutte le pastiglie, poi le davano il permesso di uscire, le davano un vito privilegiato, poi lei poteva stare a casa. Io in gravidanza non avevo nessuna depressione. Come lo spieghiamo alla gente? Che sono cretini? No, come spieghiamo alla gente che si fa questa domanda? Una persona di delle capacità culturali e intellettive come lei. Che si mette a fare i bambini? No. Che riesce a stare in ospedale psichiatrico o manicomio con gente molto più umile, gente molto più semplice. Come ci si rapportava? Vabbè, il primo impatto col manicomio è feroce, poi lei quando comincia a capire, io ne ho ammassiti tante di queste belve, alcuni paranoici, ma quando lei capisce. Il discorso io l'ho fatto tante volte, che la follia non c'è, c'è stata una trascuratezza, una diseducazione, un non principio. È rischioso stare con queste persone, ma una volta che lei impara ad amarle, ha l'amore insensibile a qualsiasi persona. Deve imparare a capirle però. Io ho adottato questo metodo e molti li ho salvati. Cioè, a questi disperati qualche volta ho teso la mano. Disgraziatamente non avevo i mezzi per ma i manicomi c'era addirittura la non cultura, non c'erano libri, non c'erano penne, però è stato un periodo di grande felicità. C'è questa immagine di quel dottore che l'ha aiutata riscattandola, no? Offrendogli ancora la possibilità di coetare. Che, ma neanche è stato quello che pensi che mi avevano consegnato questo medico. Perché avevo rubato un paio di calze, avevo freddo, non avevamo indumenti. E lui, perché era molto cattolico il dottor Gabrici, mi ha aperto lo studio e mi ha detto se vuoi ruba quello che vuoi. Da quel giorno non ho toccato più niente, ma io ho cominciato un bellissimo
corso terapeutico con lui, perché ero un po' diventata una ladroncella, per bisogno di sopravvivenza, insomma. Se avevo la sigaretta vedevo che lei era un po' distratta, gliela rubavo, facevano tutti così. Cioè, il discorso non è il manicomio, è che l'uomo, lei non ha il diritto di giudicarmi, né io di giudicare lei. Perché lei mi mette in galera? Chi è lei? Chi è lei? E torniamo al discorso dell'amore con questo ragazzo. Perché lei parte dalla calunnia o dall'illazione o lei mi giudica? Ma nel Vangelo c'è scritto non giudicare, non l'avrei giudicato. Ah, io sono una ladra perché, cioè, praticamente c'erano queste situazioni. Uno stava morendo, vedeva che tanto quello le scarpe non le avrebbe messe su, se le metteva lui, insomma, era una situazione di barboneria proprio, di barbonaggio, no? Ma era un rubare, salute. Grazie. Ma purtroppo, invece, perché c'erano i manicomi? Questa è la domanda. Perché io ero con lei paranoico, magari anche pericolosissimo, io poverina che avevo poesia, immagina che cosa provavo io, che paure, che coliche, che diarree che mi venivano. Lei è schizofrenico, poteva farmi la pelle da un momento all'altro, perché eravamo tutti insieme. Quella è stata la vera paura. Però io dovevo sopportare per delle giornate sul sguardo fisso su di me il fatto che mi guardasse le gambe e non so con quali intenzioni, magari voleva tagliarmene una. Cosa ne so che c'era di tutto meno che la sessualità. Cioè, il suo sguardo che mi guardava le gambe non era uno sguardo di desiderio, era uno sguardo pericoloso, si vedeva bene. Poi le dirò anche una cosa, conciati come eravamo, credo che non avremmo ispirato desiderio neanche un caso. Ma lei l'aveva però il desiderio? No. No? No. No. Allora, possiamo spegnere le luci? Allora, cominciamo questa terza edizione Donna Modello 2000, Donne Incontro, e con un ospite illustrissimo, direi. Per me è una grandissima gioia, nonostante è stata anche una grande fatica, e lo è ancora, perché la signora è molto capricciosa come tutti i grandissimi artisti. E sono veramente felice e orgoglioso di avere qui la signora in provincia. La signora è impegnata a ricevere premi in tutta Italia ed oltre. Quindi permettetemi di essere veramente lusingato di averla portata qui a Morrovalle. Questo grazie. Questo grazie all'amministrazione comunale di Morrovalle, che per il terzo anno consecutivo riesce a dar ragione a questa testa pazza che sono io, e quest'anno in più devo dire grazie all'amministrazione provinciale e all'assessorato alla cultura. A questo punto, appunto, dopo Joyce Lusso, Margherita Hack, quest'anno la grandissima Alda Merini. No.
parlare di altre, trovarsi che ci sono guai se quella potesse implicare una fondazione, non potesse capricci, però non si opponesse a quello che vogliono gli altri, perché questo è un carattere definito. E fai capricci, come dice il signore Carracchiano. Dice quello che le viene in mente, questa è un contestatore anche, perché lei cosa vuole? Allora, invece sono molto fotogenici, mi chiede d'acqua. Dicevo, questo signore più testardo dei poeti, più capriccioso dei poeti, molto di più, ha fatto, vero? Guarda che signore che mi dice di sì. Ha fatto però... Il sindaco. Piacere. Lo esili, lo mandi via. Ha fatto però... Lo staremo tanto a fare. Perché? No, è sindaco. Cioè, ha fatto questa, non perché te sia io, ma ha fatto questa cartella che è una cosa fantastica, devo dire che veramente non la vede bene, guarda qua dentro. C'è della carta, alle fotografie, e francamente uno dei problemi, cioè una delle domande che mi sono posta è stata quella, ma come mai io vedo anche a Milano, la gente non paga la cultura, non paga queste cose. Scusate se mi permetto di dire, perché anche a Milano per il primo dell'anno sono spese caterne di soldi. Però se la gente propone un lavoro, chiamiamolo di artigianato a livello di quel contenuto, la gente lo si bilancia. E mi sembra virtuoso non credere in queste iniziative, a prescindere dalla meriglia, dalla gioco, diciamo, se poi non ce la dice. E poi... Senza parlare della Margherita. Perché io a Milano avevo fatto nel video, mi era arrivato così proprio... Salto i piedi, il figlio del Mondadori, un bellissimo ragazzo, ma bello, che suona mirabilmente il piano ed era stato... C'era mia moglie. Che ragazzo, che non mi sul video. È molto bello, che suona. E me lo sono guardato, e c'era tutto un amico che guardava la strana coppia da Verini, Arnoldo Mondadori e Cioccoli, vecchio come io. Eh sì, e appunto io stavo uscendo dalla presentazione di un libro prima di Eva, di una notissima femminista, la quale tira accidenti agli uomini che non servono, ma che gli uomini servono, che è vero. Cioè, questo mi fa andare a presentare il libro tirando peste corna sugli uomini, che la donna femminista, la donna intellettuale, la donna intellettuale ha il diritto di esistere, la donna intelligente, ma non è cretino neanche l'uomo, vero o no? Non è sicuro. Io? Ma per forza, perché lei... Perché gli hanno detto tanto? Conoscendolo non capiamo. Ah, lei non l'aveva... Ecco, però io dopo che gli ho parlato due volte l'ho maledetto, scusi. Una gran brava persona, che però è testardo come i bergamaschi, e si è messo in mente tra l'altro poi fammi vedere in treno, cosa che non ho mai fatto, perché io ho un rifiuto del treno, vero? Sì. Come ho fatto a scrivere?
mi ha raccontato dalle mie maledizioni, sì. Il treno, perché così, perché uno sceglie i mezzi che vuole, o può andare anche a piedi, no? Non si deve anche, non ci mangia, non ci abbiamo ciò, perché a me niente. Quindi, tra l'altro è molto divertente questo signore, ed è naturalmente un artista perché si vede chiamato, no? No? Dunque questo dovrebbe essere un rossetto ma è un accendino, eccolo, visto che no? Mi sono lanciato male. Comunque? Eravamo su di me, ma spostiamo l'argomento. Basta impedire sui me. Ma è così bello trovare un capro espiatorio. Esatto. Ma chi non ha mai cercato, cioè, voi avrete letto più o meno la mia biografia, no? Penso di sì, l'avete letto. Allora, io, e devo ripetere, ho fatto questi beati 12 anni di manicomio, beati, in cui nessuno mi ha rotto le scatole, nessuno mi faceva viaggiare in treno, nessuno veniva a dirmi che cosa ho fatto di bello, erano tutti matti, si guardavano bene da lavorare. Ecco, il succo della malattia mentale è il non lavoro. L'avete capito? Sì. No. Lei invece scrive moltissimo. Eh? Lei dica quanto mi dicono, scrive. Mi dicono, scusate, 12 anni di tragedia. Non ho mai lavorato, mi beccavo qualche intrusione gratis, mangiavo e bevevo. Ero tutelata dall'intrusione degli editori, dei facitori di poesie, da quelli che si montavano la testa sulla donna del 2000. Ma voi, scusate, sono tutte gridate affettuose, ma effettivamente il mondo è pieno di matti, di gente che intanto non l'ha trovata. Questa cartella invece è stata dedicata alla memoria di Vanni Scheviller. Io credo che voi tutti sappiate chi era Vanni Scheviller. E che per me è stata veramente una tragedia questa morte, ma non è stata solo per me. Tant'è vero che ci siamo proprio collassati sul fronte dell'incredibilità della morte di quest'uomo, col quale io ho cominciato veramente la mia carriera di scrittore all'età di 16 anni, e lui era un giovanissimo editore, proprio un adolescente, ed è stato un grande, veramente un grande amore, vale a dire una grande amicizia. Beh, amore come amicizia, perché Maria Corte sostiene che l'amore è un senso universale, un traslato, una coralità umana, insomma. Questa coralità umana c'era anche all'interno del manicomio, non si può dire che non ci fosse, perché a un certo punto, quando si era costretti a vivere in un certo luogo, si finisce con l'amarsi, si finisce con l'amare anche i propri nemici, quello che ti hanno fatto del male. Perdonarli magari è più difficile, perché malgrado siamo cattolici, insomma, l'uomo è un uomo, un po' di risentimento c'era. Però Vanni Scheviller, che è stato per me veramente un modello, un amico. Adesso infatti i librai telefonano e dicono, chiedi un po' come sta la vedova di Scheviller, che sarei io. Io attualmente sono rimasta la vedova, proprio piange di più, perché l'ha visto crescere e lavorare con grande fatica, come fa, come ha fatto il Carvacchiani per conto suo, ha fatto questo libro, l'ha ideato, l'ha trompa le scatole della Merini, cioè faceva la stessa cosa Vanni. E Vanni prendeva sempre il treno, per cui questa sera, siccome vogliono far tornare il treno, io mi rifiuto, perché per me il treno è il ricordo di Vanni Scheviller. Vanni viaggiava, non era mai a casa. Qual era il motivo per cui Vanni Scheviller viaggiava tanto? Prima di tutto per portare i suoi libri ovunque, perché lui, la sua tiratura era di un migliaio, 2000 copie.
E poi perché aveva avuto una grande disgrazia, Vanni. Vanni, io mi sono sentito un po' colpevole, mi passo di altre cose lì. Perché avevo un fratello, che si chiamava Silvano, che è morto in giovane età ed era veramente un bravissimo, faceva queste tempre bellissime. E l'ultimo desiderio di Vanni era di dedicare il libro di chiusura a questo Silvano Civil, morto in giovanissima età, e ho visto. Vanni è sempre stato molto vicino a qualcuno che avesse dei problemi, che tirando fuori proprio dalle persone che avevano esperienze di manicomio, di prigioni criminali, di prigioni come Ezra Pound, come Levi, come tirando fuori il meglio di queste storie umane, tirando fuori la lirica di questi drammi, perché in fondo anche il manicomio è stato un grande teatro, un grande rimario, diciamo, un grande senso amoroso della colpa che hanno avuto gli altri verso di noi, che ci ha ridotti un po' come dei miserabili, come degli alienati, come... E difatti Vanni ha valorizzato questi temi, per cui è stato l'uomo, all'inizio stamattina, che ha pubblicato il diario di una diversa, che io ho scritto dopo 10 anni dalla dimissione, un giorno proprio che non avevo niente da fare. E dico, ma perché non mettersi a scrivere un diario di questi 10 anni, veramente così a mente fredda, senza più rancore. Ormai io la pace l'avevo trovata, avevo perdonato, e nasce il diario di un universo che poi ha fatto chiudere i manicomi e ha fatto il giro d'Italia di tutti gli editori per almeno 5 anni. Nessuno voleva pubblicarlo, anche perché io non scrivevo più da molti anni, avevo imparato a scrivere. E Vanni coraggiosamente lo pubblica, però prima ha dovuto pagarmi un dattilografo, presentarlo molto bene, perché erano tutte pagine così. In fondo è un estratto di questi 10 anni. Somiglia un po' al diario di Anna Framma, è molto più lirico, è molto più cattolico e ha la prefazione di Manganelli. Infatti io ho chiamato Giorgio Manganelli, gli ho detto senti, fammi 2 righe di presentazione, e Manganelli mi ha detto per amor di Dio un tema così no. Invece poi, e Vanni ha sempre amato questo, adesso farà un film da Pivetti col diario, venuta da me qualche giorno fa e lo metterà in scena. Non so come farà a mettere in scena il diario, perché è una cosa di una tale drammaticità. Si tratta proprio di una ragazza, una giovane poetessa come sono io, che viene castigata in fondo per la sua intelligenza e per lo scandalo che dà la donna poetessa allora, libera pensatrice e in fondo portatrice di questo canto amoroso, alle volte anche erotico, impensabile, che fa pensare, non so, anche alla povera Madame Bovary, che a un certo punto paga con la morte il fatto di voler uscire dalla provincia, dalla prigione della provincia, e diventa a sua volta un'adultera finché si uccide. Il tema del diario, cioè la condanna del manicomio, che si riallaccia poi a casa di bambola di Ibsen, che è uno dei più bei drammi di Ibsen, quando questa donna stufa di fare la bambolina di casa comincia a diventare una donna di affari e si mette, sono le prime avvisaglie della donna intellettuale che non vuole più fare soltanto la moglie, vuole generale, vuole coltivare il pensiero, vuole finalmente una fiducia in se stessa, sono i primi bagliori del femminismo. Poi
ho sconciato male da frasi come questo, l'utero mio lo gestisco quando voglio, una singolarità incredibile. Però la donna dotata di intelligenza è naturalmente ansiosa di avere un rispetto per questa intelligenza, che dice che ama il proprio coniuge, ma anche la facoltà di tenere di testa. Non è la donna che dice, no, questo qui è perfettamente inutile. Ricordiamo che l'uomo, da quanto ne so io, per quanto ha esperienza, per quanto analiticamente ne può parlare Sigmund Freud, è sempre il portatore, ci regala i figli. Cioè c'è poi quella bella, non so se era nell'Odissea, a un certo punto lei lo felice tuo padre, tuo fratello. Dove questi uomini sono stati in una cultura e in una fede inenarrabile, obbedienti, ecco, è qui il punto, la scansione, non obbedienti all'uomo, ma obbedienti a Dio, obbedienti al destino, obbedienti a qualche cosa che sfugge all'uomo. L'uomo non è tristemente padrone al tutto della propria volontà, quindi un po' di fede nell'universo, nell'obbedienza in ciò che l'uomo nella sua limitatezza non può fare, neanche la donna dotata di grande intelligenza, e neanche l'uomo dotato. Quindi non so se sono andata fuori tema, spero di sì, però io voglio dire che le volte mi dico, ah, ma lei regala le sue cose a destra e a sinistra, lei pubblica un po' dappertutto, dico, ma anche io ho avuto il dono della poesia, è giusto che lo regali agli altri. E quello è quel punto, no? Sento, ho perso il filo, vado avanti. Allora, io un attimo farei riposare la signora e manderei il video che finalmente è stato ripristinato. Bene, che cosa serve la poesia ripristinata? No, la fede che diceva lei. No, allora guardi, io non avevo più fede. Va bene, possiamo spegnere un attimo le luci? Naturalmente, ed era come se una mano li vide, io non mi spaventavo, ma capivo che era quello che i medium chiamano una porta, no? Sono a porta dell'aldilà, adesso c'è stato, però questa gente vuole comunicare con noi, ha una vita interiore, credo. Tante scoperte che fa il poeta, tante intuizioni, queste voci dell'aldilà, dell'aldiquà, queste, il poeta le ha in dono, insomma, c'è questo corrido di angeli che lo reggono, insomma, diciamo così, e che gli dicono, la ragione sta di lì, ma non sta di là. Non si può ignorare il culto della morte. C'è il mito di Orfeo che va all'inferno, va a cercare l'anima del defunto. Pensi quante belle cose che sono nate da un defunto, ecco che Orfeo perde Euridice, va all'inferno e cerca di incantare Caronte con il suono alla musica, e nasce la prima arpa, il primo, pensi qual è il significato per i greci del morte, per noi già aveva niente, pompe funebri, 30 milioni, casa intarsiata, ma non è finito il discorso. Quello che si va cercando quando uno muore, io me lo sono chiesto tante volte vedendo una salma, dico, ma questo dove diavolo è andato a finire? Cioè, perché fisicamente è lì,
ma non c'è più. E allora dicono, elettroencefalogramma piatto, il battito cardiaco non c'è più, non respira, è morto. Ed è una cosa molto semplicistica. Ma noi cerchiamo, e appunto io lo dico nel mio ultimo libro, il grido della morte. Qual è stato il grido? Non ricominci con me, mi lasci in pace. E che forse fa capire che cosa, che poi è una persona come gli altri. Guarda, si creano molti miti intorno al poeta, intorno, che so io, anche Maradona, una persona magari, cioè il fanatismo, ma di per sé sono persone a pensare così, che sbagliano, perché felici di sbagliare, felici anche di morire, che sanno che un giorno non ci saranno più. E questa e sono lì tutti lì, io soffrire, perché la morte, scusate se uso, però il dolore proprio, questa parte dell'uomo che è così viva, che si può così aiutare, cantare, no? Il dolore. Io non ho mai sentito, magari che domani avessi un dolore, no! Ma il dolore psicologico, il dolore del cuore. Questo è un aspetto straordinario in lei, cioè una donna che ha sofferto come la signora e ha trasformato questa sofferenza in una grandissima forza. Ma guardi che è naturale, perché se lei va in un campo di concentramento o comunque subisce dei soffrutti, i casi sono due, o lei muore o lei... Cioè, nasce qualche cosa dentro, un culto, diciamo, ecco, che poi si identifica con la morte, un culto di questa morte miserabile, che ha provocato gli altri. Il culto del dolore, ma è un dolore senza disperazione. Quando lei riesce a capire che il dolore gli ha procurato un imbecille, diventa una gioia, dice, guarda, se l'altro dolore sarebbe scritto un bel racconto, e l'imbecille è rimasto fuori. Adesso sto facendo un libro su Badale, già non so se lo sapete, un film su Badale, sono di Badale, sono di 180, che finisce, almeno potete pensare cosa è successo dentro, che addirittura donne baffute, perché le curano a base di ormoni, uomini che avevano le mammelle gonfie, perché tutti questi progesteroni che davano, perché aveva niente. E la gente cambiava identità a un certo punto. Però Manganelli scrive la ira, la tragedia, cioè scrive la tragedia della moralità, dal trascimento alla corsa, cioè di curare i ragazzi o i vecchi col progesterone, di castrare i giovani, di proibire loro di avere figli, di rendere degli omuchi. Ma la cosa tremenda, se vogliamo, talmente tremenda che ha un risvolto di realtà. È vero o no? Come si fa delle madri che qui non voglio che mettono in manicomio un figlio? Io alle volte che le vado a dire in manicomio, pensavo io di centrare dei bambini disconosciuti dalle madri a 3-6 anni e uscirne dei veri dementi. Ecco che l'ha fatto in manicomio, ecco cosa ha fatto la rete 180 quando li ha chiusi, ha visto l'analfabetismo. Queste madri sono fuori, tranquille. E quando hanno chiuso i manicomi, questi poveracci sono andati tutti chi li voleva, chi li ha riconosciuti, che nomi avevano, avevano un nome, ecco. Io ho un cugino sacerdote, un giorno parlavo, ho 80 anni, e mi ha fatto una domanda pertinente in mezzo a tutta questa gloria e mi ha detto, come ti chiami? Ecco, la prima cosa che cancella nel nome, l'identità. Quindi Alda Merini, sì, non è più Alda Merini,
Alla fine è diventata una donna qualunque che lotta per la legge battaglia, perché vada avanti questa guerra in nome di questi infami fatte da persone colte, perché finché è un imbecille che c'è di sopra, ma quando è una persona che sa quel che si fa, io tengo si vanifica tanto sulla pena di morte, sì, d'accordo, non è una bella cosa, però è gente che ha giocato, che ha ucciso, che si è divertita. E questo per me non è la santità del dolore. La santità del dolore è quella che uno riesce a cantare, ma diventa santo per pochi, perché per altri è stata una cosa che io non vi vorrei neanche raccontare. Che però mi ha detto tante cose, e Vanni Cevilla mi diceva sempre, sa, un giorno quando scriverà i grandi amici di Aldo Marini, mi metta tra di loro, perché io sono il più pazzo degli editori. I grandi amici di Aldo Marini sono stati 3.000 leggenti che l'hanno assistita, che l'hanno scaldata, che l'hanno protetta. Ecco che ha salvato la poesia di Aldo Marini, dei matti, dei pazzi, giudicati pazzi, ma che hanno capito nella loro ignoranza, chiamiamola ignoranza, che la poesia era il fiore della vita e soprattutto che tutti gli uomini hanno bisogno di poesia, tutti, da piccoli, da grandi, da vecchi. Comunque, siccome mi sto annoiando, sto mi annoio più. Ma perché i miei video li ho visti? Un momento, io esco dopo, lei vuole vedere. Antonio Lelio? Dove è Lelio? Anche Lelio mi ha fatto un torto a me svegliandosi a mezzogiorno e dormendo fino a mezzogiorno. Mi sta bene? Si è servito, io. Lei è una comincia. Io invece volevo. Bellissimo. Perché ho ragione, ci sono le due battaglie, io vorrei che voi seguiziate dei bambini. Io quando sono entrato ho avuto naturalmente un incontro spaventoso con questa delirio istituzionale. Però dico, pensate, io ero già un adulto a 30 anni. Ma pensate a un bambino che viene accompagnato e gli viene detto dopo vengo a prenderti e passano gli anni. Quando poi fuori abbiamo qualcuno, scusate, non sono per la difesa della delinquenza, che uccide il Pinco Pallino, lo sappiamo che cosa è successo in quell'anno. Questo è una domanda. Chi ha dato ragione e perché? Il discorso sarebbe lungo. Quando c'era la storia sull'aborto, io praticamente avrei preferito l'aborto a una consegna di questo tipo. Una vita. E proprio nel delirio, io parlo di un certo Angelo Capovilla, al quale io ho voluto tanto bene, che ho visto entrare in manicomio, e poi l'ho ritrovato a 30 anni, quando questo Angelo, allora ne ho 50, si innamora dell'Alde Merino, perché lui non si sarà ricordato più di me, ma io me lo ricordavo molto bene. E comincia a venire da me a trovarmi, e lo calunniano, diceva quest'uomo, quest'Alde Merino è una poco di buono. Invece lui è andato a lavorare per mantenermi, per aiutarmi a vivere e a scrivere. E quando, pensate un po', i miei caritatevoli vicini, anche gli operatori più chiari, si sono accorti di questo amore giovanile, l'hanno mandato prima in un riformatorio, poi in un cronicario a vita, adesso non so che fine abbia fatto. E tante volte quando andavo da lui, io ero madre, nonna, mi diceva, signora Merini, mi faccia un favore, chiami la mia mamma, le dica che mi tolga dal manicomio. Io
dice, guarda, francamente, e lo devo dire anche di fronte a voi, io di sua madre avevo paura. Io gli ho mostrato simile, scusi, avevo paura che facesse del male anche a me. E spero e mi auguro che qui questo angelo, che è stato un po' l'ispiratore del mio Dio amoroso, perché poi io gli ho giudicato questo invasamento amoroso di questo giovane, una specie di delirio giovanile, ma quest'uomo non poteva parlare, veniva nel manicomio e naturalmente ad aiutarlo, diciamo, si è spento, proprio spento, perché io sono una donna che pensa che l'amore, l'eros, proprio, l'amore nei giovani faccia molto bene contro la malattia mentale, io sono di questo parere, non sono depravato, ma vietarlo ai giovani per me è stato sempre un delitto, io non l'ho mai capito questa cosa, anche perché non è vero che la malattia mentale si riproduca, non è provato e poi bisognerebbe avere delle tare nel... Ma la tara l'aveva sua madre, mica lui, insomma. La tarata era una donna che va a vendere una creatura umana. Io l'ho seguito in tutta la sua crescita, lo vedevo passeggiare in manicomio e poi ho detto, guarda che bel destino ti ha preparato una madre. Ecco, su questo io mi ando a dire, però, voi cosa ne pensate? Lei va via, si è stancata? D'amore immagino. Guardi, si siede e accende. No, certo. Caro assessore regionale, se ha un impegno di una impegna regionale, io le do. Un saggio dice sì, dice che vedrà passare il cadavere. E allora posso dare al suo cliente l'altro che deve vedere chi è? Sono molte persone che devo vedere. Ecco, dì a queste molte persone almeno la cartella. Gliela darà? Già mio figlio l'ha presa. No, questa. Gliela porti perché facciano qualcosa, non so per chi, ma non per loro, perlomeno. Servono a me gli auguri, però vi trasferirò anche Pier Carniti se lo incontrerò. No, le dico che sono felice di quello che mi ha fatto, però. Se non c'era lui non scrivevo. Parenti, serpenti.
La signora ci vuole affascinare, se io già sono affascinato, l'unica fortuna della signora è che non vota in questa provincia, altrimenti gli chiederei volentieri la preferenza. Devo la mano, che preferenza. Le mani non figurano mai. C'era la Maria Luisa Spaziani che diceva, in quanto a fascinazione e aiuto degli altri, cioè, tendo la mano a un popolo di monchi. C'è un bellissimo episodio dove... Non si stanca lei, si lo capisco. Ma Spaziani, per le altre cose, è ancora una bella donna ed è stata la compagna di Montale, no? Fatto sta che io avevo mandato un bellissimo giovane, cui io ero affascinata, anche lei, e questo qua aveva una governante che faceva dei... Era lì, stava prendendo la laurea, ha fatto una tesi su di me, e infatti aveva mandato un cioccolatino a rosolico, se vai a Roma portali alla Spaziani. E questa dice, ma tu conosci la Merini? E questa porta i cioccolatini fatti in casa. E mi ha detto una frase, dice, sai Ernesto, dico, i tuoi cioccolatini mi erotizzano. E Ernesto è rimasto un po' tanto da Maria Luisa, la sai per un po' di tempo, quando ci siamo incontrati da Costanza, mi guarda, ma male, scherzo, questa qui c'ha per le mani del mezzo. E invece, poi Ernesto era un buon poeta, però è successo che poi ha dovuto dirigere aziende fraterne in Roma e naturalmente ha perso proprio il contatto con la poesia per entrare negli affari. Il che vuol dire che poi c'è anche un grande sfaticato, che si entra negli affari, no? Non deve lavorare. Insomma. E sono storie dei cioccolatini delle messe mi è rimasta impressa perché erano erotizzanti, diceva lei. Qualche... Vuole far vedere il video, adesso mi sono sfogato. Oh, bene. Riproponiamo, spegni per favore. Questo grido appunto sovrasta le acque, è il grido della morte, ed è lo stesso grido, secondo me, che ho dato il giorno che mi hanno richiuso in manicomio, ho urlato come una belva, però questo grido non l'ha sentito nessuno, era un grido di morte, e lo dico proprio, il mio grido del ricovero è stato disumano, ha stravolto tutto l'universo, secondo me. Poi il grido si è acquietato e sono virtualmente morta nel manicomio. Poi che sono anche furbi, non sono sprovveduti. E cioè sì, tu me la conti così, ma io non ti credo, insomma. Tu sarai un medico, tu sarai un veggente. Ma il poeta è anche un po' un demonietto, dice, ma tu non sapevi che avessi una logica interiore mia che tu non hai. Io sono logico. 2 più 2 fa 4, quello non doveva morire. E va a cercare. Ci sono peccati reconditi che, di cui va in cerca. Il poeta è un po' anche uno psicanalista per capire quello che lei veramente vuol dire. Perché lei non dice la verità. Quando parla nasconde la verità di queste parole, come nel sogno, no? Il sogno nasconde la verità. Un poeta non è un dipendente, no? Non va a lavorare, ma lavora costantemente per sé e per gli altri. È un libero pensatore, è un libero professionista, spesso non guadagna una lira, ma... Io sto bene, insomma, molto. Salvo quando devo chiamare un medico, correre in farmacia, fare ufficiosamente quello che fanno tutti, io se posso dimenticarmi degli altri, li rivivo nelle mie poesie, ma fisicamente vorrei dimenticarli.
la poesia non è scrivere, è pensare la poesia. Poi che sia scritto o non sia scritto non ha nessun valore. Non è così. Ha chiamato un'ambulanza e io sono andata. C'era stata una lite comunissima ma non credo neanche che mio marito poi volesse. Probabilmente è stato un impulso di ira, soltanto che una volta che le varchi i confini dei manicomi ti saluto, insomma. Io non sono città più, mi vedono vederti i miei figli, ma ti impazzita, io li amavo tremendamente. Sono domande un po' troppo intime però. Ed è stato tale il trauma, perché mi dicono 10 anni, perché poi non sono tornata a casa più. Non ho voluto più tornare. Io ho capito una cosa subito, che come arriva stasera ho fatto un palignano, ecco. In fondo non avevo proprio niente da dire, cosa. Però rispetto alla dimissione dopo, quello che è l'inserimento sociale, come lo chiamano loro, il manicomio era una pacchia. Sì, era, non lo so, ecco, canti, barboni, cercatori, donna. Ma in effetti, cioè, quando lei dice come farò a pagare il fitto, la luce, il gas, e questo va a dormire, pensi che un barbone è padrone dell'universo. Noi eravamo barboni, andavamo a dormire in giardino quando riuscivamo a scappare. E infatti, sono stata volentieri. Perché tutti avevano scoperto con me una grande cosa, che la verità non era nell'uomo, ma in qualcos'altro che noi conoscevamo molto bene. Ed era la fede, era Dio, era anche la povertà, era la sapienza naturale che viene dal dolore. Come fa a scrivere? Perché anche il manicomio ha dato una mano a questo. Però è una sensibilità dolorante, non è. Capisci? Un essere umano ha messo in prigione. Io non lo amo più, non amo più il mio simile. Al mio simile preferisco la solitudine, non mi tradisce. È chiaro che dopo una vicenda così lei non va alle cene nei pranzi, cioè, oh, questo qui cosa mi dà poi? Potrebbe tradirmi. E si imparano queste cose, per cui si allontanano gli amici, si allontanano volutamente le persone, perché lei ha conosciuto il tradimento. Io ho fatto di tutto per piacere agli altri, per far capire agli altri che io li voglio bene, che però non la penso come loro. E questo lo sentono. Io sono riuscita a farmi capire anche sul naviglio, dei poveri, dei bottegai. Sono riuscita anche a togliere loro delle cose che non avrebbero voluto darmi, con un po' di furbizia, facendo loro presente che non era tutto materia tangibile, che c'è una spiritualità nella vita. Durante un rapporto amoroso si dicono delle cose in fondo così alte, se è vero amore, che sono superiori alla poesia. È vero? Con la storia che vogliono vedere il poeta perdono di vista. E io ho trovato molte persone che per la strada mi hanno detto, l'ho vista da Costanzo, non ho letto i suoi libri, l'ho vista da. Mi sono cadute le braccia, ma era finito il discorso, cosa potevo dire? Non che lei è stata una mamma, che è stata una moglie, che ha sofferto le corna, che non le ha sofferto. L'ho vista da Costanzo, voglio andare da Costanzo anch'io. Cosa dovevano dire? Il più grande mito che io conosco sono le madri, quando sono delle buone madri. E siccome di madri come me ce ne sono tanti, diciamo che di miti ne abbiamo tanti, molto più bravi di me, no? Ogni madre ha un mito per il proprio figlio. Io guardo dei figli che grazie a Dio non vengono mai a trovare la poetessa, ma la mamma.
e non parliamo mai di letteratura. Anzi, quando vengo, come hai visto, sì, però cosa hai fatto da mangiare? Guardi, mi fa così piacere perché non mi dicono, sai, di qui, di lì. E tante volte mi dicono, ma sai come ha chiesto Sofia della Damerini, mi guardava in un certo modo, dico, e tu dovevi dire sì, sì, mi dicevo, a me non mi interessa. E questi sono dei buoni figli per me. Figlio è la poesia di una donna. Ma nella sua semplicità io credo che sia stato l'uomo che mi ha capito di più. E anche se c'era, alle volte dicevo, senti, aspettiamo un po' che devo fare un poema, sì, però alle 8 fammi da mangiare, insomma. Questo lui non lo perdeva di vista. E ma era bello anche servirlo e vedere che poi non sapevo cucinare, cioè non avevo la passione. Allora mi diceva, sì, insomma, gran cosa non fai, ma la pastina che fai te. Ma guardi, io sai cosa farei? Se fossi me, vi saluterei, andrei in manicomio, fare una di quelle dormite e mi dovete dare una settimana, io sono l'amore. Cos'è l'amore? Domanda a lei, cos'è? Io direi adesso, se c'è qualche curiosità, che poi no, tra l'altro sono state già, no, abbastanza, però credo che qualcuno abbia qualche domanda da fare, hai il microfono per favore, vieni giù, se qualcuno ha da chiedere qualcosa alla signora e poi la congediamo che è stanca, vero signora? No. Chi l'ha detto? No, dobbiamo andare a vedere la mostra. Ah, esatto, lei. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa alla signora? Ecco. È stufato? No. No, stavo per morire veramente, ho avuto un tracollo psicologico per l'anno. Ho trovato il prete della parrocchia perché veramente e poi dei colichi, il dolore, insomma, non sono attirato. Però volevo dire una cosa, perché io ho la tendenza a parlare del manicomio come esperienza di base, ma non c'è nessun rapporto tra la poesia, non è che tutti i poeti vanno in manicomio, insomma. Non mi sembra normale, cioè loro abbinano follia, poesia, poesia, follia, cioè questo è stata un'esperienza, la poesia è una grande esperienza di libertà, non ha niente a che vedere, insomma. E il manicomio, io semmai sognavo la poesia come libertà. Guarda che sì, sono stato, sto chiamando dopo. Sì. No, sì. Come mangio? Il dottore si mangia. Lei pochissimo, mangio. Mangio solo lasagne oggi. Abbiamo forzato. Ma quanto è bello. Eh? Mangio poco perché fumo molto, no? Una poesia che io misi nella Terra Santa, che volle Giovanni Scevilla, è questa. Dice, il mio primo trafugamento di madre avvenne in una notte d'estate, quando un pazzo mi prese, mi adagiò sopra l'erba e mi fece concepire. Ormai la luna gridò così tanto contro le stelle accese, né mai gridarono tanti vivici, né il Signore volse mai il capo all'indietro, vedendo la mia verginità di madre,
ho scritto dentro un libro il mio primo trafugamento di donna. Avvenne in un angolo scuro, sotto il calore impetuoso del sesso. Mamma nacque una bimba dolcissima e tutto fu perdonato. Ma io non perdonerò mai. E quel bimbo mi fu tolto dal grembo e affidato a mani più sante. Ma fui io a essere oltraggiata. Io che salì sopra il cielo per aver concepito la Genesi. So che questa poesia la mise Vanni nella... In effetti i manicomi non sono mai stata violentata. Bensì c'era stato un malato che poi era riuscito a scappare da queste... da queste particolati dove erano tenuti come bestie, in preda alla rabbia, al delirio, al... non lo so, mi si era catapultato addosso e mi aveva strappato tutte le vesti. Non le dico che cosa mi ha fatto, cosa gli ho fatto, ed è meglio non parlarne, ma io ho capito l'ammalato, e l'ho capito come, non era un animale, anche se agito come un animale. Era piena di ferocia da detenzione, insomma. E infatti noi donne riuscivamo ad andare in giardino mentre gli uomini erano... Io ho sempre mantenuto un grande contatto, un grande rapporto con gli uomini perché ho capito che alle donne in fondo andava meglio, un po' perché erano più furbe, un po' perché qualcuno era carina e il medico, ma gli uomini è stato ovviamente un anno. E continuo ad avere delle grosse amicizie maschili che tra l'altro le donne mi invidiano, mi accusano di amare i maschi, ma li amo veramente perché ho sentito delle cose tremende, cioè da Rivelazione, pensiamo a Dino Campana che era veramente castrato, ma queste donne frustrate che sentivano la sessualità. Campana che c'è la... che è in televisione che... Si chiama Campana. Ha satanato con Campana, vuoi se ne parla male? No, no, Dino Campana, poverino, tra l'altro, non so se aveva sentito la canzone che ha fatto Vecchioni per me. E pensate che Campana, mi spiace per dire queste cose, ma bruciacchiavano i testicoli con l'elettroshock, perché è vero, no? L'ha messo. E poi io so veramente com'era la vicenda, è stata quella cara signora della Sibilla de Ramo, una faccia di Santa Rellina, no? Di cui Campana era perdutamente innamorato, che andava a letto con tutti, dalla lingosoffice, alla... finché la fanno, e poi quando questo erano le lezioni, più o meno era la stessa roba, eh? E sono viste delle cose, e naturalmente da lì è vero che è così la storia del Dino, poi il Dino, tra l'altro, quando poi, dopo un po' di tempo, è saltato fuori il manoscritto di Canti Orfici, non so se a Papini o l'altro, era in mente di farli pubblicare, di portarli a Dino Campana, questo li butta via, perché effettivamente, non per dire, anche a me alle volte mi vuole buttare via i miei libri, perché dico quanto mi sono costati, e poi dico, vabbè, diciamo, però è una curazione. Cioè, nessuno paga un prezzo così alto di vita, perché è proprio costato vivere. Allora, questa gentaglia che prende, imprigiona un poeta, imprigiona... Infatti, quando io, questo l'estate scorso, ho avuto il premio Sibilla de Ramo, contemporaneamente ad un premio molto importante di 15 milioni, non sono andata a prenderlo, sono andata dritto a prendere il premio Sibilla de Ramo perché voglio sapere la vera storia di questa ninfetta molto bella, molto oracolante, molto invasata dalla poesia, ma molto puttana, se voi mi permettete, lo avrei detto appunto, no? Per usare una parola forte, una donna che manda in manicomio il proprio innamorato, a me non è mai capitato, ci sono andata io, sono più felice. Io sto per sufficienza, non l'avrei voluta. Ecco perché in fondo mi sento ancora felice, perché francamente ho preso così, non avrei sopportato. Ho preferito fare la vittima non in voglia, ecco. Perché poi questa qui tirava in ballo delle violenze, delle...
potessero far capire perché lei agiva, ma no, voleva andare a letto con gli altri, a noi non interessava. Però scrive la donna, vedete? Non so cosa scrive, dopo che ricazzate, no? Guardi, mi sta dando simpatica a me proprio, perché molto. Io, quando poi uno manda in galera un altro, sono così contenta. Non vedo perché, cioè, se, quando c'è stata la... Io ho incontrato la sorella di Borsellino e si parlava della morte di Borsellino. Scusate, ma mi do una pitturata, non sembra giusto. E... ci vuole qualche rio ogni tanto. Allora, stavo dicendo, quello arriva alla... Questa dice, lo pensi un po', allora mi arriva, quando penso sono rimasta di vita, quando penso a... Sai che ho messo un po' il problema di che infante avrà avuto Totorino? Ah, di quello c'è pure il problema di che infante avrà avuto, che faccio la pelle, non mi frega a me, voglio dire. Allora, perché io sono in manicomio, esco, calogno un po' di gente, dico, oh, che bello, tanto sono andata via. E quindi questa infanzia che ho avuto, tanti bambini hanno avuto una brutta infanzia, e sono diventati dei boss. Io lo trovo, non me ne frega niente dell'infanzia, io guardo la bella che è diventata adesso, la bella umana. E questa? Forse per trovare una consolazione al proprio dolore, dicevo che dopo tutto cristianamente. Beh, insomma, io non sono molto cattolica, non mi sento di perdonarlo. Il dolore può santificare, se un'anima è ben nato, e può stravolgere anche la mente, quello sì. Però una mente che riesce a fare tutto quello che ha fatto questo qua, dico, c'ho una bella immaginazione, depresso, la persona offesa, non ha tempo né voglia di pensare a fare del male a un altro. Ed ecco la teoria del dolore, serenamente portato come, non come un peso, ma come un dato felice della nostra esistenza. Tanto, credetemi, ci sono delle situazioni familiari che sono peggio del mondo. Solo che non si vedono sapere, vero? Apparentemente tutto è... Invece no. Invece c'è una bella canzone che dice invece dell'amore che non tutto bene a me. C'è una bella lignata in testa che si vede. Che sono effettivamente, le donne sono un po' strane. Hanno sempre amato gli uomini che hanno usato verso di loro più che la dolcezza un po' di nervo. Perché anche l'erba da sicurezza. No, non le faccio regali. Perché non mi fa un regalo, ma... Che regalo? Ma no, no. Guardi, non ho uno spartito, perché non mi suona il pianoforte, non ho uno spartito. Cioè, abbiamo il pianoforte. Pubblico una cosa, che ho un buco nella gonna così, perché questo non mi ha dato il tempo di dare. Ma non so suonare, guardi. Meno male, faccia vedere come vanno via le mani. Mi va via le mani, o altro che come penso. No, ma... Ci faccia questo. Guarda, adesso scusate, ma questo signore ha sentito una sola. Auguri! Ma come fai? Dopo che è stato lui la sua dieta. Fumi una sigaretta.
tiri fuori una canna. È una... È difficile, molto difficile. Vabbè, è bene come qualsiasi... È timido il testo, no? Genesi, vorrei un figlio da te che sia una spada lucente, come un grido di alta grazia, che sia pietra, che sia novello Adamo, lievito del mio sangue, che risolva più quietamente questa nostra sete a Settamo. Lo grido ad ogni vento, gemmando fiori da ogni stanco ramo, e fiorita son tutta ed ogni velo, vo' sciarpando il mio lutto, perché Genesi sei della mia carne. Ma il mio cuore, trafitto dall'amore, ha desiderio di mondarsi vivo, e perciò dammi un figlio delicato, un bellissimo vergine viticcio, da allacciare al mio tronco, e tu, possente, olmo, tu, padre ricco d'ogni forza pura, mieterai liete ombre alle mie luci. Bravo, bravo. Sia una spada lucente, come un grido di alta grazia, che sia pietra, che sia novello Adamo, lievito del mio sangue, e che risolva più dolcemente questa nostra sete. Ah, Settamo, lo grido ad ogni vento, gemmando fiori da ogni stanco ramo, e fiorita son tutta, e di ogni velo vocerpando il mio lutto, perché Genesi sei della mia carne, ma il mio cuore, trafitto dall'amore, ha desiderio di mandarsi vivo, e perciò dammi un figlio delicato, un bellissimo vergine viticcio da lanciare al mio tronco, e tu possente padre, tu olmo ricco di ogni forza antica, mieterai dolci ombre alle mie luci. Recito meglio io. E allora... Comanda? Questo sono disceso all'inferno, da dove dormivo dentro la povertà della mia assenza, un assenso, un consenso, o solamente una parola da richiamare sempre, da oppormi quasi a specchio da condanna, da ogni mio moto diventato illecito. Ho paura di voi. Che qualcuno ricavi dal passato un simbolo, un accenno che mi descriva incatenato sempre ad un unico passo. Mobile come sono, cinta di fughe da sproni tremendi, incalzanti, turbata, esasperata, non è ancora per me giunto il momento di riposare queste membra stanche sull'iniziale della fissità. Io ho 16 anni, poi... Una con la presenza di Orfeo e poi c'è i 10 anni di Tito. E termino con lettere dedicate a Giorgio Manganelli, una poesia. Rivedo le tue lettere d'amore, illuminata adesso dal distacco, senza quasi rancore. L'illusione era forte a sostenerti, ci reggevamo entrambi negli abbracci pregando che durassero gli intenti. Ci promettiamo il sempre degli amanti certi nei nostri spiriti divini, e hai potuto lasciarmi. E hai potuto intuire un'altra luce che seguitasse dopo le mie spalle. Mi hai suscitata dalle scarse origini con richiami di musica divina. Mi hai reso divergenza di dolore e spazio per la tua vita di ricerca, per abitarvi il tempo di un errore. E mai lasciato solo le tue lettere. Onde ne liberessi la mia assenza. È finita. Ed è questo che... Non l'autosmaggio, l'autoironia. Chi è? Cosa vuole?
No, no, quando è terminato dirò qualcosa. Dica lì cosa terminare. Stavo pensando, se forse gli uomini amano più le donne insicure. Non lo ridicolizzi quello che ho detto. Le donne psicopatiche, dice lei. No, insicure. E gli uomini amerebbero più le donne che attingono sicurezza da loro. Sai che non ci sento bene. No, proprio ci sento poco. Vogliono le donne sicure? Probabilmente sì. Perché le piegano meno. Mi infastidisce la sua certezza, il suo amarsi. Probabilmente infastidisce, in genere la donna mostra insicurezza. Ma guardi, io non sono una narcisista. No, io non intendo, non lo intendo, ecco, stima di sé. Ma veramente? La stima di sé, lei ce l'ha, è giusto che ce l'abbia. Ma io l'avevo anche da bambina. Ecco, appunto. Io non è che andavo a dire, sono bravo, dico, ma non me ne frega niente, io le sento brava. Perché c'è una voce di scritto. Ma però gli uomini amano, non lo so, direi il contrario, che amano le donne, che hanno la sicurezza, no? Beh, forse lei ha incontrato uomini diversi dagli uomini che ho incontrato. Ma io ho incontrato di quei pesi. Al quadrimo, erano pesanti, cioè io. Le voglio raccontare un aneddoto che riguarda Quasimodo Palapianto. Uomini che erano dei veri narcisi, talmente bravi, ma talmente pesanti, per cui a un certo momento ho fatto bene il calcolo di queste grandi tecniche, anche Turologo, anche Pasolini, dico, ma Cribbio, io non riuscivo mai a mettermi in luce, perché loro e quelli. Allora dico, adesso mi prendo un bel reietto, scusate, un prestinaio, il quale però è stato più furbo di due, ma se Marico abbiamo buttato via. Aspetta che io adesso prevalgo anch'io. È stato sempre prevaricato da queste cose. Però io ho detto, io cerco una persona che finalmente non si incensi più, c'era dei gran Torino, Manganelli, Mugaretti. Quasimodo non c'è un aneddoto molto bello di Quasimodo, perché era sposato e va, butto la mano, a chiedere la mia mano a mia madre. L'era sposato. E direi come era già balordi allora da quella generazione attuale. E infatti arriva mia madre, dico, sai, dico, mamma, che stasera il maestro Quasimodo era trovato. Mia madre poi cominciava a ricaldare, adesso come si fa? Perché qui è un nome, qui dove lo mettiamo, il tavolo è sempre, tira via la sigaretta, finisce la casa per non 40 anni. Finalmente arriva il Quasimodo e allora lo trovano. E arriva con un grosso mazzo di fiori, vivamente claudicante, entra, non guarda nessuno, ci siede. Un silenzio, una risata. Mia madre ci è tremata, un uomo di parchi, tenga maestro, questo lo prende e lo strappa di mano, poi tanto. Buonasera, io sono così, ma no. E tutti giù a ridere, perché ma non ci ha visto. Si è fatto un brindisi per conto suo, e lì è cominciata una storia buffissima, che tra le altre cose il Quasimodo era una persona molto tenera, che però aveva tutta corazza di sono Quasimodo, che uno rimaneva di sasso, diceva, ma cosa diavolo dice, no? E così è stato un incontro con Raboni, che ha avuto anche un albergo. Io entro il primo cittadino, più giovanissima, e entro in questo, nell'aula, vedo questo bellissimo signore tutto bianco, ed era poi il presidente della giuria, e gli ho dato. E a un certo punto
chissà questo qui, bello com'è, arioso com'è, chissà cosa diavolo vive, perché tanto viene rubato. Rosolio, Robbia, un uomo divino. Questo si avvicina ancora e fa, e via la camomilla. Allora io ho detto, scusi, io te la so, dico anche lei, ansioso. Una volta d'altro dico, scusi, ma lei chi è? Adesso è la curiosità, ma mi fa, ma io sono il presidente della Giunta. E allora ho capito, presidente della Giunta. Bellissimo, era tutto angolo, bianco. Ho fatto degli incontri, sono rimasto che poi mi hanno traumatizzato, non li cercati più, voglio dire. Ma sono degli aneddoti travoni e rati. Essere superiori, no? E se poi gli ho dato il colore corriere, perché lo superiore è molto. E via dicendo, incontrando questi grossi personaggi, questi grandissimi. Ma io li abbordavo, perché ero talmente, ho avuto sempre una grande qualità, ero di una curiosità. Io proprio ero curioso, come non so che cosa, dovevo sapere. E poi lei valeva sta scorta, era una persona molto, molto buona. Insomma, che sì. Non bisognava dare loro l'idea di essere dei re, insomma, bisognava portarli alla fame. Anche loro a loro volta sono talmente timidi, e questo io ho capito, che si pongono questa maschera, che stacco, no? Come lei? In che senso? Lei aggredisce, sì. Ma chi aggredisce? Lei. Ma quando? Sempre. Okay. Una dei miei aforismi più famosi sono, qual è? Bussate e vi sarà chiuso. Ah beh, senz'altro. Se dovessi aprire la porta di quelli che... Scusi, passavo di più, volevo non so. Sono Carlacchiani, signora, posso... Ancora lei! Zoom. Signora, ripasso da mezz'ora. Ma senta, Carlacchiani, lei mi ha sfinito la vita. Com'è? Poi mi fa salire e un quarto d'ora... subisco l'invertire della signora. Ah, io la veramente non dicevo nessuno. E poi dopo diventa così, tenere come un grissino. Quella che ha curato tutta la mia produzione, qualsiasi ora del giorno, dico, tova, telefono a Maria Corti perché chiamo Maria Corti. Pausa, una pausa tremenda. E poi ti dice, t'ho detto mille volte che alle tre io mi riposo. E va bene, sono così, era una pausa di questa non ho ancora capito che io le tre dormo. E le stesse cose mi capita con loro. Magari io poi vado soggetto a questi show da parte di sonno. Quel telefono è ancora la chiave. Ma è sicura che le domani viene? Io dico, lei mi disturba alle 11 di sera per dirmi se sono sicura, non lo so, perché potrei anche morire stanotte. Ma le sembra, ma come fa uno a sapere se domani è vivo? Scusa, domani verrà, non lo so. Con tutti gli esempi, muore in quasi, ma lo vuole immortale, muore in quasi, pallino. E domani le mando fere, basta, quest'uomo deve essere, sarà ben sicuro, no, dicono, io non sono sicura della mia vita e non so se verrò da lei. Però di essere qui e noi siamo felicissimi. Come tornerò secondo lei? Non l'avrà? Riparliamo in tre. Lei è la... Io le do, penso che lui voglia darmi 3 milioni. Penso. Ma uno lo regalo a lei. E mi rogiono nel mio calore.
Non so se mi ha capito. Ma spengi i caloriferi, ho bisogno di scaldarmi, qui fa freddo. Adesso ci fa questo pezzettino, proprio un assaggino, tanto per, no? Esatto. Poi andiamo a fare l'ultima cosa. Ma quando ce l'hai? Subito dopo l'inaugurazione. E difatti entra elegantissimo, fa sempre, io lo tenevo molto, anzi si teneva molto bene. E da vicino un matto, proprio con una corda in vita, con sta camicia mezza di forte, mezza no, lo guarda molto diffidente e poi gli dice: scusa, ma tu è tanto che sei matto. Ma è tanto che sei impazzito. Vedi la dimensione? Va bene, allora, dato che la signora non ci vuole suonare, che praticamente non è stata di fatto, giusto? Ha disatteso, sì, ha disatteso il patto. Adesso, però... Lei... Ciao, una suonatina breve. Thank you.
chiamando sul proscenio il sindaco. Ah, caro sindaco. Io sono quella che rimando sui taxi. Poveria! Grazie, signor sindaco, lo promuovo, si dimetta, mandi solo lui perché tanto le sale è stato un po' di lavoro. No, veramente me lo crea il lavoro. Questo è per lei? Grazie. Così si ricorda di questa giornata passata con noi, noi non dimenticheremo sicuramente che lei è venuta a trovarle da noi. Allora ve la faccio vedere così, si rovescia. Mi sembra molto bella. Poi un applauso perché la signora Merini ha sopportato Sergio Carlacchiani e io vi dico che non è poco. Allora, se avete ancora un po' di pazienza, adesso ci spostiamo un attimo a vedere questa mostra e mostreremo questa cartella di cui... Io canto alle donne prevaricate dai bruti, la loro sana bellezza, la loro non follia. Il canto di Giulia io canto, riversa sul letto, la cantilena dei salmi, delle anime mangiate. Il canto di Giulia aperto portava catene pesanti, la folgore di un codice umano disapprovato da Dio. Canto quei pugni orrendi dati sui bianchi cristalli, il livido delle cosce, pugni in età adolescente, la pudicizia del grembo nudato per bramosia. Canto la stalla ignuda entro cui è nato il delitto, la sfera di cristallo per una bocca magata. Canto il seno di Bianca ormai reso vizio dall'uomo, canto le sue gambe esigue divaricate sul letto. Simile a un corpo d'uomo era il suo corpo salino, ma gravido di amore come in qualsiasi donna. Canto vita bello che veniva aggredita dai bruti, buttata sul letticciolo, battuta con ferri pesanti e tempeste di insulti. Io canto la sua non stagione di donna vissuta all'ombra di questo grande sinistro, la sua patita misura, il canto del suo grembo schiuso. Canto la sua deflorazione sul letto di psichiatria. Canto il giovane imberbe che mi voleva salvare, canto i pungoli rostri di quegli spettrali infermieri, dove la mano dell'uomo fatta villosa e canina sfiorava impunita le gote di delicate fanciulle e le vete grazie toccate da mani villane. Canto l'assurda violenza dell'ospedale del mare, dove la psichiatria giaceva in ceppi battuti, di tribunali di sogno, di tribunali sospetti. Canto il sinistro ordine che ci imbrigliava la lingua e un faro di marina che non conduceva ad un porto. Canto il letto aderente che avvenzero le lenzuola di garza e il simbolo dottore perennemente offeso e il naso camuso e violento degli infermieri bastardi. Canto la malagrazia del vento traverso una sbarra. Canto la mia dimensione di donna strappata al suo unico amore, che impazzisce sul letto di verde fogliame di ortiche. Canto la soluzione del tutto attraverso un'unica strada. Io canto il miserere di uno straziante avventura, dove la mano scudiscio cercava gli inguini dolci. Io canto l'impudicizia di quegli uomini rotti alla lussuria del vento che violentava le volte. Io canto i mille coltelli sul grembo di Vitabello, calati da oscuri tendoni alla merce di Caino, e canto il mio dolore d'esser fuggita al dolore per la menzogna di vita, per via della poesia.
se valga la pena di parlare tanto di poesia. Penso che invece valga la pena di parlare molto della vita e del sistema di vita un po' più aureo, meno condizionato, di cui la poesia potrebbe entrare a far parte. Perché i pochi che leggono la poesia sono i cosiddetti eletti, gli amatori di quel certo dire, del fare, del vivere, e sono i solitari per eccellenza. Ora, la poesia dovrebbe essere un fenomeno un po' più extraconiugale, diciamo un fenomeno collettivo. Per carità, non tutti hanno voglia, quando tornano dal lavoro, di leggersi i poeti, che Dio ce ne guardi, però la poesia educa il cuore, la poesia fa la vita, riempie magari certe brutte lacune, alle volte anche la fame, la sete, il sonno, magari anche la ferita di un grande amore, un amore che è finito, oppure un amore che potrebbe nascere. Io e la mia dottoressa abbiamo in comune una cosa: troppi figli. Forse per questo ci amiamo tanto, ma mentre lei veglia sui suoi pazzi, i miei sono nati tanti. Con la scusa del manicomio non li ho visti più. La più piccola è addirittura scappata alla ricerca di una madre che certamente non ero io. Io l'avevo già abbandonata. Avevo persa, lungo il cammino della follia, e questa perdita il mio tesoro non me l'ha perdonata. Ma sapete cos'è la follia? La musica per me è un lungo peregrinare in cerca di vette, di croci e di magnifiche donne. Nessun uomo può dire di non essere stato crocifisso almeno una volta a quel ramo di olivo che è la donna. Ma è veramente un ramo la donna? O invece un grande torchio sotto i piedi del quale l'uomo viene mestamente disgiunto da se stesso? Non ho paura di aver inventato questa donna, ma non voglio che diventi la mia calamità. Per questo le ho voltato le spalle, però non posso fare a meno di cercarla. L'uomo è un essere duttile, pieno di abbandoni. L'uomo deve perorare se stesso finché può. L'uomo deve tradursi in musica e deve sapere perdonare quello che non conosce. Eri un'ala che portavi lontano, ma un giorno, chissà perché, uno che ti ha seguito passo per passo si è accorto che ti amava di grande amore e allora ha guardato in un precipizio.
e ha trovato se stesso. Mi chiedono spesso quanto rende la poesia. In denaro credo proprio che non mi renda nulla, ma a livello fisico mi tiene in forma l'intestino. Questa assurda parentela, lungi dal commuovermi, mi fa arrabbiare. Si può dire che fin dall'inizio, fin dal tempo dello sviluppo, questa dannazione mi ha perseguitato. Un corpo così violento, prosperoso e disarmonico, di un'anima fatta di latte e di miele. Capisco che queste cose non vanno d'accordo. Quando questo equilibrio si guasta, entra in ballo la psichiatria. Per far funzionare quella macchina prodigiosa che è l'anima corpo del poeta, bisogna andare in psichiatria. Anche il malato di mente ha il suo fascino. I malati di mente sono scivolosi come il pantano, come le sabbie mobili. Ci si muore dentro. E la malattia mentale è un mulinello che ti prende e tante volte non ti rende la vita. Essendo matta anch'io, diffido dei matti. Se ci lasciamo giocare anche da loro, figuriamoci dei ben pensanti, sorretti dalle guardie, dalle discipline e dalle cartelle cliniche. Laggiù, dove morivano i dannati, nell'inferno decadente e folle, nel manicomio infinito, dove le membra intorpidite si avvoltolavano nei lini, come in un sudario semita, laggiù dove le ombre del trapasso ti lambivano i piedi nudi, usciti di sotto le lenzuola, e le fascette torride ti solcavano i polsi e anche le mani, e odoravi di feci, laggiù, nel manicomio, facile era traslare e toccare il paradiso. Lo facevi con la mente affocata, con le mani molli di sudore, col pene alzato nell'aria come una sconcezza per Dio, laggiù nel manicomio, dove le urla venivano attutite da sanguinari cuscini, laggiù tu vedevi Dio, non so, tra le traslucide idee della tua grande follia, il Dio ti compariva e il tuo corpo andava in briciole, delle briciole bionde e odorose che scendevano a devastare sciami di rondini improvvise. Io vorrei, superato ogni tremore, giungere alla bellezza che mi incalza, dalla rovina del silenzio, fonda, togliere la misura della voce e cantare all'unisono coi suoni, stamparmi nelle palme ogni vigore in crescita perenne e modulare un attento confine con le cose, ovvio possa con esse colloquiare, difesa sempre da incipienti caos. Vorrei abitare nel segreto cuore, centro d'ogni puro movimento, animare di me gli spenti aspetti dei fantasmi reali e riplasmare le parabole ardenti, ove ogni grazia è tocca dal suo limite. Variata stupendamente da codesti incontri, numererò la plurima mia essenza entro un solo, perenne, insistere di toni adolescenti. Nell'aperta misura delle ali del più libero uccello, nel vigore degli alberi, nella chiarezza musica dei venti, nel frastuono puerile dei colori, nell'aroma del frutto sarò creatura in unico e diverso principio, senza origine né segno d'ancestrale condanna. E so, per questa verità, che il tempo non crollerà, spargendo le rovine dei violati contatti, alla mitezza del mio nuovo apparire, nella sacra identità del canto verrà meno ai suoi idoli vivi. Gli anni della memoria sarebbero più scorrevoli se non si ceppassero contro gli argini del dolore. Il dolore che ho patito io non è dolore umano. Ostruzionismo, ricatti,
soprattutto calunnie, hanno preso nella morsa anche le mie figlie, affidate ad altri. Mi sento ormai una donna avvelenata fino al profondo, fino alle radici. Non ho più materialmente voglia di vivere, perché capisco che sono stata imbrogliata da tutti, persino da me stessa. Fiduciosa nella vita, ho dato la mia mano a coloro che si sono affacciati sul mio destino ricevendo in cambio manciate di odio e di disonore. Sulle fondamenta del mio manicomio tutti hanno pensato di costruire la loro personale vicenda. Hanno voluto modificare il corso della mia storia e così mi sono trovata sola con neppure il mio contento per la morte. Ho la sensazione di durare troppo, di non riuscire a spegnermi. Come tutti i vecchi, le mie radici stentano a mollare la terra, ma del resto dico, spesso e a tutti, che quella croce senza giustizia che è stato il mio manicomio non ha fatto altro che rivelarmi la grande potenza della vita, contro cui nessuna belva ha potuto mai nulla, e nemmeno il più brutale dei desideri. Anita? È vero. Ad Anita io un po' assomiglio. Sono una guerrigliera, una donna disposta a tutto per i propri amori. Ma Anita era anche disposta a tutto per l'Italia. Che piaccia o no ai miei editori, io qui voglio allora parlare delle belle eroine di cui si è perso lo stampo. Oggi l'eroina di turno è la calibrata segretaria. Le povere massaie che sfornano versi tra un detersivo e l'altro e alle quali io credo di appartenere non contano invece più niente. Però che sprente hanno le massaie, cara Anita. Pensa che conoscono tutti i prezzi e i mercatini del rione. Tutto fanno per il risparmio, tutto per i figli. Sono eroine caserecce, capaci di sacrificarsi tra le braccia dell'erbivendolo per poter fare un minestrone coi fiocchi. Una volta le grandi donne seguivano i loro compagni imbracciando le armi, incuranti persino delle gravidanze. Che tempi! Per esempio, pensiamo a Madame Curie, compagna fedele del suo compagno. Insieme scoprono i segreti radioattivi con pochi strumenti, forse uno solo, ma tanta voglia di aiutare il mondo. Oggi le donne possono far conto sulle Madame Curie, sulle Luxembourg, sulle Levi Montalcini, sulle scienziate che scoprono tanti sieri ed altre sostanze utili. Tutti possiamo sfruttare le scoperte di queste donne gloriose che hanno vinto la battaglia contro la morte, o comunque contro il dolore e la deformità. Non erano donne che piangevano per il loro amore, ma ne dividevano gli strazi. Così dovrebbero essere le donne italiane che oggi stanno morendo tra mollezze e onori. Ho sempre avuto in me la certezza che sarei diventata una grande poetessa. Dico grande nel senso che mi sarei fatta da sola, e per farsi da sola bisogna fare molta fatica. Ci sono due modi di far poesia. Uno, di sperimentarla nel lusso, l'altro è il mio. La libertà vale più di ogni altra cosa. Che mi importa dei 3 milioni al mese del fondo Bacchelli? Però questa elargizione così pesante, così lunga, così doverosa dello Stato verso il poeta. Ma non si vergogna lo Stato, che regala miliardi per i mondiali di calcio, per la televisione spazzatura, e poi lascia morire di fame i poeti. Forse sono diventata una poetessa perché della poesia non mi importava un granché. Anche se ho divorato libri su libri, anche se il canto l'avevo dentro, ma era il canto della vita e questo non l'hanno capito. Essere donna di lettere non significava per me non essere donna. E avrei voluto essere anche una buona madre. Thank you.
mio primo trafugamento di madre avvenne in una notte d'estate, quando un pazzo mi prese e mi adagiò sopra l'erba e mi fece concepire un figlio. Oh, mai la luna gridò così tanto contro le stelle offese, e mai gridarono tanto i miei visceri, né il Signore volse mai il capo all'indietro, come in quell'istante preciso, vedendo la mia verginità di madre offesa dentro un ludibrio. Il mio primo trafugamento di donna avvenne in un angolo scuro, sotto il calore impetuoso del sesso, ma nacque una bimba gentile, con un sorriso dolcissimo, e tutto fu perdonato. Ma io non perdonerò mai, e quel bimbo mi fu tolto dal grembo e affidato a mani più sante, ma fui io ad essere oltraggiata, io che salii sopra i cieli per aver concepito una genesi. Figlio da te che sia una spada lucente, come un grido di alta grazia, che sia pietra, che sia novello Adamo, lievito del mio sangue, che risolva più quietamente questa nostra sete. Ah, settamo, lo grida d'ogni vento, gemmando fiori da ogni stanco ramo, e fiorita son tutta, ed ogni velo vo scerpando il mio lutto, perché genesi sei della mia carne. Ma il mio cuore, trafitto dall'amore, a desiderio di mondarsi vivo, e perciò dammi un figlio delicato, un bellissimo vergine viticcio da allacciare al mio tronco, e tu, possente olmo, tu padre ricco d'ogni forza pura, mieterai liete ombre alle mie luci. Domani è la festa della mamma. Ci ho pianto tutta la notte e piangerò tutto il giorno. Sarà per voi, perché voi non venite mai. Le mie amiche più care hanno detto che se in casa mia ci fosse più ordine, voi verreste più volentieri. Ma pensare che voi siete cresciute qui, tra queste poche mura, e pensare che io la casa non l'ho più ritoccata, per ritrovare sui muri le impronte delle vostre mani. Nel letto ci sono ancora le figurine e i collage, i topolini con Biancaneve, le immagini dei grandi amatori, eroi delle telenovelas. Poi la fuga verso i vostri giochi d'amore, questi matrimoni affrettati, spinti un po' dalla curiosità del sesso e dalla voglia di scordare la madre per sempre. Qualcuno di voi è andato in analisi. Tu, Manuela, per esempio, mi hai detto che volevi dimenticare la mia esistenza. Forse perché ti avrei tenuta al guinzaglio per tutta la vita e tu mi amavi troppo. Ancora adesso, a 40 anni, aspetti che ti accarezzi e non raccogli certo la mia spazzatura per terra. Ma le ultime due, le predilette, le più ingenue e le più maldisposte verso il potere, hanno cominciato a dire che era un'epoca nuova, che bisognava iniziare a rinnovare il mondo, e se ne sono andate, una per una, lacrima dopo lacrima. Se io un giorno potessi tornare indietro, figli non ne vorrei più, c'è sempre un'attesa che non si spegne. L'amore per l'amante e l'amore per i figli portato all'ennesima potenza. Se tu non riesci ad amare è per colpa dei figli, se non riesci a odiare è per colpa dei figli, se non riesci a fingere è sempre per colpa loro. Allora dovrei dire che Dio li maledica, ma non posso. Morirò straziata dalle vostre stesse lacrime e da quello che mi avete negato
un'ora d'amore, una visita, una telefonata. Con me tutte le madri aspetteranno una vostra visita, finché dal mio lobo non cadrà l'ultimo orecchino messo per piacervi, perché le vere amanti, che se ne dica, siete sempre state voi, figlie, perché io sono sempre, sempre stata innamorata di voi. Così sono i poeti, una garza, un'infula, un reperto archeologico, qualche cosa di drammatico e tremendamente misterioso, come i loro occhi. Che cosa hanno visto i poeti? Tante, troppe cose. Ma i poeti, come tutti i bambini, sono un po' timidi e un po' imbecilli e si arrabbiano perché non capiscono le cose più semplici. Così i giovani guardano meravigliati i vecchi poeti, chiedendosi come, sotto quelle carni decrepite, possano abitare purissimi. Baciami sulla bocca, che non ha nome o pensiero, o spirito bugiardo, che te ne vai oltre le rocce del tempo. Siamo abituati a credere alle montagne, e all'acqua, e all'ar che diviene, ma non alla morte improvvisa che ti ha reciso le vene. E non era una soltanto, era un albero genealogico di cui la radice più amara fu forse tuo padre. Caro papà, sono diventata una dissipatrice di denaro e di amori. Ma me l'hai insegnato tu, perché io a tua insaputa di notte leggevo le lettere che mandavi alle tue innamorate. Quante ne avevi, papà? È per questo che mia madre, come Santippe, ti trattava male. Ti consolavi piangendo con me dei tuoi amori andati male, e così la mamma aveva sempre ragione di noi, così poveri e maldestri, così grandi scrittori.